La bevanda di cicoria e il fruttarolo, un tuffo nel passato. Il puro sapore di un tempo ritorna nelle nostre case. Si veste moderno in comode capsule, al bar come a casa tua. Ottimo per mocha, per infusi, per cappuccini, in aggiunta a bevande calde e solubile, da gustare anche come bevanda fredda. La bevanda di cicoria e il fruttarolo, l'alternativa naturale senza caffeina che cercavi. Ti aspettiamo! Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13, sul web negozio.ilfruttarolo.it. Spediamo in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. Va bene, cominciamo, pronti via? A posto. Bravi, bravissimi, un grande saluto a voi tutti, grazie per la vostra partecipazione. Un ringraziamento certamente alla cittadina di Volta Mantovana, a questo spettacoloso palazzetto, e poi un grazie all'assessore, come dir si voglia, Esther De Battisti, che a quanto pare è emigrata un po' in Spagna, e alla vostra concittadina Sabina Valle. Bravi e bravissimi per questo impegno che ci hanno messo. E io, quando le persone mi chiamano, fanno un fischio, se non ho altri impegni sono sempre disponibile. Mi chiamo Pietro, detto Piero, ma non ho le chiavi del paradiso, è un altro Pietro che ha le chiavi del paradiso. Mio padre, uomo di grande, grandissima fede, come secondo nome, visto che sono nato nel 1950, anno santo, l'anno dove c'erano la Madonna Pellegrina che veniva trasportata in giro per l'Italia, ma come secondo nome ha chiamato Santo, però non faccio miracoli. I miracoli potete vedere di farli voi con grande, grandissimo impegno, fermo restando che poi arriverà un momento che tutti quanti dovranno fare la valigia definitiva, e su questo non ci piove. Anche tra i più potenti del pianeta, guardate, proprio di questi giorni che è stata ricoverata in un ospedale in Gran Bretagna la futura possibile regina di Gran Bretagna, di Inghilterra, Kate, che è stata ricoverata, nessuno sa bene per quale problema, ma probabilmente per un problema abbastanza severo, quindi anche i potenti non la fanno franca. Allora, come tutte le trasmissioni, faccio gli incontri. Chi segue sul canale YouTube Milano 1, e qua avete quel bravo, bravissimo uomo di Paolo Bobbiese, che è lui che ci mette tantissimo impegno per diffondere tutte queste trasmissioni, che sono sempre tutti martedì, è un'oretta circa di web radio, che poi la trovate sempre sul canale, appunto, Milano 1, tutti in lettere. E poi, quando ci sono gli incontri pubblici, le conferenze come quella di oggi, poi vengono messe sempre sul canale YouTube, se no in genere distanziate di 2 settimane facciamo al venerdì un incontro della durata di circa 2 ore, 2 ore e mezza. 3 dediche, la prima è per questo bravissimo signore che si chiama Julian Assange, che è incarcerato da quasi 5 anni oramai in un carcere di massima sicurezza in Gran Bretagna, perché si è reso colpevole di un gravissimo crimine, ossia ha reso pubblici dei documenti segreti, segretissimi, di certi signori che dicono che sono portatori sani di democrazia, e invece sono portatori molto molto malsani di democrazia, perché hanno commesso in giro per il pianeta dei crimini spaventosi da decenni, da decenni, da decenni, e però è vietato per qualche bravo giornalista rendere pubblici questi crimini, per cui invece di essere incriminati loro hanno incriminato questo bravissimo Julian Assange. Chi vuole mettersi in contatto con queste, grazie, grazie. C'è questo gruppo, che però in Italia si stanno diffondendo, questi gruppi a favore di Julian Assange, como-for-Assange. E tra l'altro è proprio di questi giorni che abbiamo saputo che all'incirca il 17 di febbraio c'è un piccolo comune della provincia di Lodi, Turano Lodigiano, che darà la cittadinanza onoraria a Julian Assange. Pensate che bravi, a dire il vero già altre città cittadine, Reggio Emilia, Napoli e via dicendo, l'hanno fatto, però sono molto reticenti
qua i signori che detengono il potere, molto reticenti a fare qualche sgarbo a chi detiene il vero e grande potere, gli eredi dello zio Sam, tanto per intenderci, quelli che gestiscono Tano e via dicendo. Per Julian Assange è così. L'altra dedica, ed è già, e non è venuta fuori dopo il 7 di ottobre, dopo il 20 di ottobre, è da più di un anno che la dedica la facciamo proprio in tempi non sospetti al popolo palestinese, che dal 1948 che praticamente vengono derubati dei loro territori e adesso vengono macellati, massacrati come in un modo spaventoso. Ieri 160 cadaveri nei bombardamenti a Gaza, non so che cosa devono ancora colpire, forse i formicai devono far fuori, o i nidi delle lucertole, o delle bisce, o dei serpenti, non lo so che cosa devono far fuori, più di 25.000 cadaveri, 8.000 sono i dispersi che saranno sotto le macerie, più di 10.000 minori, incredibile, più di 1.000 bambini con le gambe amputate, e nessuno ferma questi assatanati, assetati di sangue. È incredibile, c'è da vergognarsi. E nessuno qua in Italia, tra coloro che detengono il potere, dai colli più alti a quelli un po' più bassi, dalle pianure, da ogni consiglio comunale, provinciale, regionale, ha sprecato una parola per condannare il crimine contro l'umanità, contro tutti questi minori, donne, anziani, ma soprattutto bambini. Nessun politico, dal signore quello un po' gobbo, che sta scimmiottando un po' Giulio Andreotti come curvatura, a tutti gli altri, alla signora sempre coi vestiti all'altissima moda, firmati Armani e tutto qua, nessuno si è lasciato scappare una parola di commiserazione, è incredibile. E qua che siamo in un palazzetto dello sport, pensate, sono stati uccisi con le armi, con i bombardamenti, più di 100 atleti, più di 100 atleti, distrutti, di cui una settantina sono calciatori, distrutti strutture sportive più di 15. I campi sportivi vengono usati stile Pinochet per recintare, rinchiuderci i prigionieri. È incredibile. E qua l'Occidente democratico, l'Occidente che si fa paladino dei diritti civili, dell'integrità territoriale, del diritto internazionale, tace, tace e tace, c'è da vergognarsi. Piero Mozzi, sono un essere umano, portatore di umanità, e mi fa schifo vedere questa indifferenza, anzi questa connivenza. Per fortuna ieri una signora che guida l'opposizione, tra l'altro di religione ebraica, ha detto che è contraria all'invio di armi ad Israele. Pensate, più ci sono macelli, più ci sono massacri, più gli danno armi. È incredibile. Bene, non vado oltre, sennò poi mi consumo tutto il tempo. La terza dedica, è anche lì, è da più di un anno, oramai ce n'è una sfilza incredibile, è quella che facciamo a una città, cittadino, borgo italiano che ha subito nella Seconda Guerra Mondiale dei bombardamenti, dei massacri, incredibile, senza che nessuno abbia reso conto dei crimini contro l'umanità. I nazisti hanno reso conto dei loro crimini, sono stati condannati, giudicati, mandati anche a morte, ma contemporaneamente qua in Italia c'era gente che ha fatto 10 volte più cadaveri, 100.000 volte più distruzioni dei nazisti. Spiace dirlo, spiace affermarlo, Piero Mozzi, sono uno che mi sono sempre dato da fare perché sia riconosciuto il grande impegno civile, militare, morale della lotta partigiana. A Bobbio sono quello che ha tirato fuori di tasca sua, nonostante non sia iscritto all'AMPI, ma c'era un cartellone della lotta partigiana tutto sdrucito, tutto sgualcito, tutto illeggibile. Non sono stati in grado tutti quanti di tirare fuori 10 euro a testa. Ho dovuto provvedere io, personalmente, di tasca mia, perché venisse riconosciuto, leggibile, leggibilissimo, quello che è stato l'impegno di tanti italiani che hanno combattuto per liberarci dall'oppressione nazista. Quello di oggi è dedicata, perché a dire il vero i bombardamenti della provincia di Mantova
L'avevo fatto lo scorso anno quando c'è stato l'incontro a Gonzaga e l'avevo fatta dedicata a Mantova, invece che non è molto distante da qua, insomma in provincia di Brescia, a Carpenedolo, il 15 di settembre 1944, e questo qua è stato un crimine veramente spaventoso. Aerei a bassa quota sorvolarono un treno, un bus che faceva la linea, un tram, via Brescia-Carpenedolo, venne colpito da proiettili incendiari e perforanti. Gli occupanti del bus cercarono di scappare nei campi limitrofi alla ferrovia. Gli aerei tornarono e li mitragliarono. È incredibile. La stessa cosa che avvenne in modo ancora più grave e più severo il 30 gennaio del 1945 a Bollate. Lì era pieno inverno e c'era la neve tutta rossa di sangue, i cittadini, gli operai, i lavoranti che si spostavano in treno. E lo stesso questo tram Brescia-Carpenedolo, più di 17 morti, tanti feriti. Ma la cosa vergognosa è che gli aerei tornarono per mitragliare la gente, la popolazione che scappava. Va bene, i portatori di democrazia. Ma siccome Piero Mozzi per anni non ci sono andato su questi ragionamenti, poi il caso ha voluto che io venissi invitato in un piccolissimo borgo dell'Alta Val Trebbia, Cerreto, un piccolo borgo del comune di Zerba, che pensate fa 60 abitanti, che nel 1944, 20 agosto, la notte, anniversario, festa del paese di San Bernardo, vennero sganciate qualche bomba lì in piena notte, c'erano le luci a carburo, più di 32 morti. E lì Piero Mozzi ha cominciato a usare il cervello. Piero, è ora di cominciare a ragionare, come mai vengono bombardati questi posti dove non c'è nessun nemico, nessun nazista, nessun fascista? Come mai? E allora ho cominciato a indagare, a cercare, a ravanare tutte nella storia e sono venuto a capo di tutte queste storie qua. E quelli che volevano venire a portare la democrazia qui, a casa loro, mettevano in atto una ferocia spaventosa sotto forma di razzismo nei confronti delle popolazioni di colore, i neri. Pensate, si è arrivati fino praticamente adesso, ma neanche adesso sono ancora scomparse tutte le forme di razzismo. Hanno fatto fuori Martin Luther King nel 68, si è voluta la signora Rosa Parker, che si rifiutasse di occupare il posto riservato ai bianchi su un autobus in una città americana, per scatenare le rivolte dei neri perché venissero riconosciuti i loro diritti. Nel frattempo venivano qui per importarci la loro democrazia sotto forma di razzismo a modo loro. Bene, basta, scusatemi, ma sono portatore di umanità. Ed è più forte di me. Ed è più forte di me la ricerca sempre della giustizia e della verità. Sono gruppo del sangue zero, negativo, come voi tutti ben sapete, tanti almeno. Quindi quelli che sono programmati per dare il sangue a tutti. È per quello che non mi sono mai iscritta a nessun partito politico, mai. Sono disposto a dare a destra, manca al centro, in alto, in basso, col sole, con la luna, con le stelle, con tutto quanto, a dare i miei consigli, i miei pareri, le mie forze, le mie energie. Ultimamente avrete visto là all'ingresso che c'è una cassettina con una cartolina, perché sto raccogliendo anche soldi, nonostante non sia credente, per ristrutturare delle chiese di montagna, soprattutto, che stanno andando in malora. Sì, perché è un qualcosa di molto molto meritevole tenere a posto e in ordine le chiese che hanno rappresentato da secoli, da millenni, la storia culturale, civile, artistica, sociale di questo nostro popolo italiano. Poi sono nato nella patria di San Colombano, se non sapete chi è, andato a cercare questo monaco irlandese che alla fine del 500 dopo Cristo mollò la sua Irlanda, attraversò l'Europa, tutti i posti dove si fermava,
poneva le basi per un monastero, quando un monastero era quasi avviato, via da un'altra parte a mettere le basi per un altro monastero, in piena Europa dominata da popolazioni barbariche, per cui facilmente veniva tagliata la testa a chi non la pensava in un determinato modo. E alla fine del suo tragitto San Colombano venne a morire, passò gli ultimi 3 anni della sua vita, ossia dal 612 fino al 615 dopo Cristo, a Bobbio, e morì lì. E questa è stata la storia che mi ha sempre colpito, ecco, come mai il destino, il fatto, chi crede nelle divinità, in Dio, ha voluto che questo grandissimo uomo proprio venisse a finire i suoi giorni in questo posto bellissimo, fantastico, che è la Val Trebbia, che se non l'avete mai vista vi consiglio di andarla a vedere e risalire il fiume Trebbia, perché è uno spettacolo incredibile. E poi d'estate ci si può anche fare il bagno benissimo, in modo incredibile. Non è vero Paolo? È fantastico. La bevanda di cicoria e il fruttarolo, un tuffo nel passato. Il puro sapore di un tempo ritorna nelle nostre case. Si veste moderno in comode capsule, al bar come a casa tua. Ottimo per mocha, per infusi, per cappuccini, in aggiunta a bevande calde e solubile, da gustare anche come bevanda fredda. La bevanda di cicoria e il fruttarolo, l'alternativa naturale senza caffeina che cercavi. Ti aspettiamo! Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13, sul web negozio.ilfruttarolo.it. Spediamo in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. FBio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza. Shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile, scoprite e provate i prodotti FBio. Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale fbio.it. Milano1.it è informazione, sport, salute, alimentazione, lifestylist, made in Italy e tanto altro ancora. Ci puoi vedere, sentire, seguire dove e quando vuoi sul sito ufficiale della nostra testata giornalistica Milano1.it, su YouTube, sulla nostra web radio, in podcast su Spotify, Facebook, Instagram, scaricando la nostra app gratuitamente. Per interagire con noi puoi scrivere al numero WhatsApp 342 397 2391. Milano1.it, la tua compagnia senza confini. Va bene, quindi le cose che volevo dire sono queste. Mi fa piacere proprio la ricerca della verità, costi quello che costi, sempre, anche perché, come dice il proverbio, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, per cui prima o poi la verità viene sempre a galla, e quindi quando poi viene a galla la gente magari si arrabbia ancora di più che non a saperla subito. Io mi sono sempre occupato di trovare la causa delle malattie, perché avendo deciso, quando prima ancora di laurearmi in medicina, che il che è avvenuto nel 1977 a marzo, l'8 marzo, giorno eccezionale per le donne, invece per me è stato il giorno in cui mi sono laureato, e allora prima, già nel 74, mi ero trasferito su quel piccolo borgo piccolissimo di montagna che si chiama Mogliazzo, dove vivo tuttora, e lì sono stato folgorato da quel borgo, tutto in pietre, in sassi, stava per essere abbandonato. L'ultima famiglia se ne stava andando, io sono arrivato proprio un mese prima, come se in una staffetta proprio particolare ci fossimo passati il testimone per prenderci cura di quel borgo. L'ultima famiglia di Antonio Tornari a gennaio del 75 scese in pianura per andarsi a meritare, a costruirsi una pensioncina un po' più valida rispetto a quella del povero contadino di montagna. E lì poi io avevo già avuto la passione per l'orticoltura biologica, infatti a 17 anni, mentre c'era qualcuno che faceva il 68, io facevo invece un 48 negli orti, con la vanga, con la forca e con tutto quanto, per cercare di appassionarmi a qualcosa che mi sta accompagnando tuttora.
coltivare, accudire la terra, gestire la terra, tenerla posta in ordine e rispettarla. E quindi penso di essere stato uno dei primissimi in Italia a portare avanti il discorso dell'agricoltura biologica, della salvaguardia dell'ambiente. Adesso ne parlano tutti quanti, guardate, adesso anche la Chiesa ci è arrivata, quando oramai i buoi sono scappati, anche il Papa adesso ne sta parlando, ma un conto è parlarne adesso, quando praticamente la distruzione sta galoppando, è come un treno lanciato ad altissima velocità che non so se si riesce a fermare. Se si ferma di colpo rischiano i vagoni di deragliare, se no rischiano i freni di saltare o con tutte le scintille di saltare per aria perché magari c'è qualche vagone che trasporta combustibile altamente infiammabile. Un conto è averlo fatto 50 anni prima, ma 50 anni prima si pensava che il creato, il cosiddetto creato per chi crede in Dio, fosse tutto quanto a disposizione degli esseri umani. Cosa quanto di più sbagliata, errata ci possa essere. Noi facciamo parte di un grande, grandissimo equilibrio che nessuno sa quando è cominciato, nessuno sa quando finirà, a meno che non ci siano degli scellerati farabutti, ecco, che magari decidono di far saltare per aria tutti. Comunque facciamo parte di questo grande, grandissimo equilibrio di cui siamo parte noi, come tutti gli altri nostri molto simili mammiferi, siamo all'incirca 4.500 specie, tutto il regno vegetale, tutto il regno animale, tutto quanto, microorganismi, tutto. Questo grande, grandissimo equilibrio che permette a tutte queste entità, a queste realtà, a questi esseri, ecco, di convivere finora abbastanza in armonia. Invece adesso stanno succedendo un po' di sconquassi. E siccome la mia passione proprio per la medicina ce l'ho sempre avuta, per capire soprattutto la causa, il perché, il per come le persone si ammalano. E l'ho imparato a mie spese, perché a 20 anni, quando avevo una colite devastante all'università, roba da farmele nelle mutande, che mi è capitato anche, mi ricordo ancora una volta, un pasto sbagliato, sbagliatissimo alla mensa universitaria di Parma, e poi non sapevo più dove andare a scappare perché proprio ero conciato da buttare via. E allora mi sono detto: Piero, qua bisogna capire come mai questa tua colite salta fuori. E allora ragionaci su, guarda un po' che cosa succede, guarda che cosa mangi. Sono venuto a capire abbastanza. Come vi dicevo, non sono detentore di nessuna verità assoluta, però penso di aver acquisito una buona dote di esperienze e di conoscenze. Poi ho visto anche, grazie alla collaborazione di altre persone, grazie alla mia attività per conto della cooperativa Mogliazze, per cui sono più di 30 anni che praticamente frequentiamo come cooperativa Mogliazze dei mercatini biologici nella zona della Lombardia, un po' più spostata a ovest, ossia a Pavia la prima del mese, ad Appiano Gentile, che gli interisti lo sanno bene dov'è, la seconda del mese, la quarta del mese a Monza, più altre volte, qualche volta ad esempio a Belgioioso, una volta all'anno. E questo mi ha permesso di venire a contatto con tantissima gente. E la gente all'inizio un po' diffidente, ma poi vedendo che i consigli non erano poi così tanto strampalati e la gente provava a vedere, a sperimentare, a provare, e in molti vedevano che ci potevano essere dei buoni risultati, ottenere proprio anche delle risoluzioni dei problemi, hanno cominciato a arrivare proprio a frotte. Infatti adesso non so più neanche come fare, perché quando arriviamo comincia il mattino, dopo che abbiamo preparato tutto sono le 10 del mattino e fino alle 6 di sera io resto inchiodato lì a cercare di dare risposte il più possibile in base sempre alle mie conoscenze ed esperienze. E ricordate che nel campo della medicina la scienza non esiste. La medicina non è una scienza esatta, non è matematica, non è chimica, non è fisica. Chi dice che la medicina è una scienza è in errore. La medicina è un'arte dove tutti coloro che la praticano ci mettono tanta loro buona volontà, tanta conoscenza, tanta esperienza, tanto tempo. Anche perché se poi voi andate a leggere sui vari vocabolari la parola, il termine scienza, che cosa vuol dire, che cosa significa scienza? Scienza non è il dogma assoluto. Quello che era scientifico 30 anni fa non l'è più, nel modo più assoluto. Sì,
qualcosa è rimasto, ma è in continua evoluzione. Scienza, studio, metodo, esperienza. Questo trio, Lescano o no, questo trio determina la cosiddetta scienza. È tutto lì. Quindi chi si propone di dire che è detentore di verità scientifiche in campo medico, non lo so. Bisognerebbe farglielo scrivere bene, sottoscrivere bene e prevedere anche un'eventuale sanzione o pena se le cose poi vanno in modo ben diverso. Lo vediamo con quello che è successo in questi anni addietro, guardate, e adesso stanno avvenendo cose che magari qualcuno lungimirante aveva previsto, qualcuno invece molto pieno di sé riteneva che fosse giusto imporre a tutta la popolazione, per cui hanno imposto alla popolazione italiana delle restrizioni che neanche al tempo del fascismo, del nazismo sono state messe in atto. Tutti chiusi in casa, in gabbie. Evviva! Comunque torniamo alla ricerca della causa. Se non si rimuove la causa, è ben difficile risolvere il problema. Si può proporre un intervento chirurgico, degli interventi di trattamenti di vario tipo, ma se non si rimuove la causa, molto, ma molto probabilmente il problema si ripresenta, e si ripresenta in modo anche molto più severo. Rimuovendo la causa è possibile, ma siccome capisco che non sono detentore di verità assolute, è possibile, dico sempre che è possibile risolvere i problemi. Guardate, la quarta dedica della giornata di oggi va a quella stupenda, stupendissima, piccola donna, suora, che si chiama Suor Giacomina Piantoni, che oggi compie 94 anni. Che lei a 90 anni, per cercare di risolvere i suoi problemi, andava a navigare in internet. Che uno già dice, una suora a 90 anni che va a navigare in internet, è un qualcosa di strepitoso, di strabiliante, è già un miracolo. E dopo mi sono visto arrivare una lettera: dottor Mozzi, sono Suor Giacomina Piantoni, le scrivo le cose che io ho risolto guardando i suoi video. Non ci eravamo mai sentiti, poi ci sentiamo spesso e volentieri, anche oggi l'ho chiamato per fargli gli auguri, mi ha detto che sta bene, sta benissimo, infatti sentirla parlare con una lucidità incredibile, è fantastico. Andate a vedere in rete Milano 1, Suor Giacomina e Dottor Mozzi, buttate via 10 minuti e verrete fulminati dalla semplicità, dalla proprio concretezza di questa bravissima suora. Gruppo del sangue A, soprattutto per quelli che sono di gruppo del sangue A, è proprio una grande, grandissima maestra. Da anni che aveva problemi articolari, doveva essere operata di tunnel carpale e poi improvvisamente il tunnel carpale a 90 anni è sparito. Incredibile. Le glicemie, come per miracolo, si sono raddrizzate. Fantastico. E tutta una serie di altre problematiche. La causa, la scommessa per il futuro, per l'umanità italica, perché sennò finiremo malamente, malissimamente, perché tra un po' non ci saranno più soldi, perché quando un allevamento ha troppi animali malati e tutti i soldi devono essere spesi in medicina e in veterinari, l'allevamento è destinato a tirare giù la saracinesca, a chiudere i portoni delle stalle, finiti. E facilmente, probabilmente è quello che può succedere, accadere al popolo italico, ma anche agli altri popoli occidentali che detengono tante tante ricchezze, che detengono tanta tanta scienza, ma presentano sempre più problematiche di salute, sempre più problematiche di riprodursi,
diversamente da chi muore di fame, che l'unica cosa che sa fare è quella di riprodursi, mettere al mondo magari 10, 3 o 4 muoiono, gli altri vivano. L'unica cosa che le donne sanno fare è fare figli e allattarli. E con l'allattamento facilmente li tengono anche bei, sani, forti, robusti, già quelle piccole nuove costruzioni sane, forti e robuste fin dalle fondamenta. Bene, il mio pistolotto è finito, adesso lascio tutto il tempo a voi. Siccome sono un incallito maschilista, do sempre la precedenza ai maschi. Prima un uomo, che poi in genere sono quelli che demordono prima, ecco, che abbandonano prima il campo, e poi una donna. Ma però adesso vedo che anche gli uomini cercano di metterci impegno. La precedenza assoluta, se ci sono persone che hanno dei problemi, vedo la signora su una carrozzina, hanno la precedenza assolutissima. Le persone sopra gli 80 anni hanno la precedenza, le persone, le mamme o i papà che hanno bambini piccoli hanno la precedenza. Bene, adesso avanti, cercate di non raddoppiare le domande, ossia se una persona parla di problemi di tiroide, dopo un po' che non salti su un'altra persona a proporre le altre problematiche legate alla tiroide, che basti quello che abbiamo già detto per la storia della tiroide. Pensate, la tiroide praticamente era una patologia, le patologie tiroidee che riguardavano, era nella scala della frequenza di queste patologie, era al 10° posto, e invece adesso sono arrivate ad essere al 1° posto. Chernobyl, dicono che sia stata Chernobyl, ma io ho visto persone con problemi di tiroide, ma Chernobyl o non Chernobyl, rigando dritti, sono riusciti a rimettere in carreggiata il funzionamento della loro tiroide. E al che Piero ha cominciato a pensare, ma allora che ci azzecca Chernobyl? C'entra Chernobyl o c'entra anche qualcos'altro? A proposito, vedo questi bellissimi fogli di carta gialla, forse molti di voi non l'hanno conosciuta. Questa si chiama carta paglia. Pensate alla scienza, la scienza dell'igiene. Quando io ero bambino, questa carta era quella che veniva usata dai macellai per incartare i vari tipi pezzi di carne. Adesso è venuta avanti la plastica. Passando il chiesa, a un certo punto ho visto una macchia di detriti, di cianfrusaglia, di plastiche, di bottiglie, tutti lì in mezzo, che qualche mulinello la teneva lì ferma nel mezzo. Quando c'era questa, non c'era nessun inquinamento, perché poi la carta veniva usata, una volta asciugata, veniva fatta asciugare vicino alle stufe a legna, che adesso sono diventate fuori legge, invece vanno bene tutti gli altri combustibili, veniva usata per accendere le stufe. Quindi inquinamento praticamente zero. E io sono nato in quell'epoca qua. La carta paglia, la carta da zucchero, ecco, lei, la signora, quel bellissimo maglione con quel colore blu, ecco, tipo lo zucchero al caffè, venivano impacchettati in questi tipi di carta, la carta zucchero. Carta paglia per i macellai, carta zucchero per chi vendeva gli alimentari, ci si faceva, anch'io poi a 5-6 anni già ci facevano dare una mano nel negozio, mio padre aveva il negozio di alimentari, quindi prima di andare a giocare aiutare il nucleo familiare, e facevamo, all'inizio era un problema far su bene i pacchettini che dovevano star chiusi, e poi niente, è arrivata la plastica, e poi è arrivato il super inquinamento. Certamente la plastica è utile, ma come tutte le medaglie hanno due facce. Hanno il diritto e hanno il rovescio, e mi sa che adesso il rovescio sta diventando preponderante.
Cerchi un'alternativa ai soliti gusti? Allora il Fruttarolo è il posto giusto per te. Farine di legumi, amaranto, miglio, grano saraceno, quinoa e molto altro. Prodotti naturalmente senza glutine, ma anche senza latticini o lieviti. Se anche tu credi fortemente che la salute inizia dal cibo, vieni a trovarci. Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Sul web negozio.ilfruttarolo.it o arriviamo noi a casa tua con comode spedizioni in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. FBio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza. Shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile, scoprite e provate i prodotti FBio. Per saperne di più, potete visitare il sito ufficiale fbio.it. Milano1.it è informazione, sport, salute, alimentazione, lifestylist, made in Italy e tanto altro ancora. Ci puoi vedere, sentire, seguire dove e quando vuoi sul sito ufficiale della nostra testata giornalistica Milano1.it, su YouTube, sulla nostra web radio, in podcast su Spotify, Facebook, Instagram, scaricando la nostra app gratuitamente. Per interagire con noi puoi scrivere al numero WhatsApp 342 397 2391. Milano1.it, la tua compagnia senza confini. Forza! Allora, avanti. Sì. Allora, dove cominciamo? Se ci sono... No, no, perché comincia una donna? Ho appena detto che sono un maschilista incallito. Mamma mia. Ma lei ha mai visto a capo di un branco di cavalli una cavalla? Quando mai? A capo di una mandria di bovini una mucca? No. E noi siamo un branco di umani, esseri umani. Sì, eccolo lì, maschilista. Ma la natura ha fatto delle leggi incredibili, è la natura che manda avanti tutti, oppure qualcuno pensa che ci sia appunto Dio, io li rispetto tutti quanti, ho appena detto che mi do da fare per sistemare le chiese così la gente va a pregarci dentro, non sono un ebreo che le bombarda, le distrugge insieme alle moschee, no, sono uno che le rispetta tutti quanti. Anzi, sì. Sì. Si alzi in piedi così tutti la vedono. 5 anni fa mio padre mi compieta dopo un anno a sé. I miei figlioli me lo toccano. Dopo i 20 mesi di un giorno ho pensato a me. Per forza, perché se fosse un gruppo diverso sarebbe successo qualche fatto anomalo. Su questo qua, su questo non ci piove. Quindi. Sì. Sì. Quanti anni ha adesso sua moglie? Mia moglie adesso ha 82 anni. Brava, bravissima. Classe. Sì. Sì. 5 anni fa, mia moglie mi ha fatto un tumore, io ho periodicamente dei costoli, il medico mi sembra una pomatina, e poi quello che ho notato tanto, i gallus, le unghie dei gallus, erano andate a esportare. Sì. Sono 5 anni e le macchie sulle mani non le vedo più. Perché era una pomata miracolosa che durava negli anni. Va bene. Sì. Sì. Ma magari è andato a Lourdes e lei non lo dice, quindi ha pucciato i piedi dentro. Sì. Bravo, bravissimo. E i suoi anni quanti sono?
82, quindi tutti e due del, 40, del 42, va bene, evviva, a posto, grazie della sua testimonianza, va bene. Sì. Al mattino una bella tazza, gruppo zero, solo una tazza di acqua tiepida, lasciare funzionare bene. Allora, la quinoa ben cotta e stracotta regola bene l'intestino, il riso integrale ben cotto e stracotto regola bene l'intestino, finocchi cotti, biete cotte, coste cotte, spinaci cotti, carote cotte, zucca cotta sono dei buoni regolatori dell'intestino. Meno frutta vede e meglio sta, perché la frutta fa fermentare e l'intestino perde la sua proprio naturale peristalsi. Va bene. Va bene. Va bene, perfetto. L'importante è stare bene, più gli anni vanno avanti, la cosa importante non è riempirsi la gola, anche perché lei che è nato nel 42, hanno tirato la cinghia il popolo italico e fino a che non è arrivata l'abbondanza i bambini sapevano che cosa voleva dire essere parchi in famiglia. Tanto i bambini allora non erano già drogati dal cibo, eravamo drogati dal gioco. La cosa che ci serviva, ci interessava di più era andare fuori a giocare insieme allo stuolo incredibile di bambini che riempivano tutte le contrade. Invece adesso i bambini chiusi in gabbia in casa, in gabbia a scuola, a mangiare, ad abbuffarsi come animali alla catena e poi tutti i bambini malati. Bravo, bravissimo, evviva! Evviva le donne! Buongiorno, vorrei una voce. Grazie. Sì. Io la conosco da mesi, grazie alla signora Maria. Sì. Mi ha fatto conoscere la sua vita. Sì. La signora Maria di? Di Riva del Garda. Io sono di Vietnam. Sì. Ho 80 anni. Sì. Riva del Garda, pensare che un po' di anni fa ero stato a Rovereto, che lì è un tiro di schioppo a fare una conferenza, allora c'era più di 1000 persone, sempre in un palazzetto dello sport, ecco, quindi ero già venuto da quelle sue parti, anni fa. Allora, io volevo dire che nell'agosto 2023 avevo la vita da 53, il colesterolo. Ho iniziato la sua vita 2 mesi fa. Sì. Diciamo che sono arrivata al 90%. Sì. Comunque la dicembre era 50. Sì. La creatinina 129. Va bene. E fibra corpo 39. A gennaio purtroppo mi ha tornato l'ore 100. La creatinina a 1,26. Sì. Però al 15 gennaio la glicata è scesa a 49, colesterolo 139 e trigliceridi a 107. Ma con l'uso di farmaci o senza farmaci? Praticamente io mi trovo da agosto prendo il prestolo. Sì. Per il colesterolo, farmaco per il colesterolo, sì. Sì, e per il diabete prendo lipidia 6,5 e praticamente per la pressione prendo il triate 5, però ultimamente a volte prendo la metà. Per cui io la sua dieta non ha. Allora, gruppo suo, gruppo del sangue suo? No, ringraziarmi, ringrazi se stessa, si mette davanti allo specchio e dice brava, si chiama, ha detto Linetti di nome?
Wanda? Brava Wanda! Ti sei dato una mossa con un quale l'ho detto, vada subito appena può, vada a vedere anche sullo smartphone, se no sul computer, che cosa dice Suor Giacomina Piantoni, gruppo del sangue, come lei. E che colazione fa al mattino? Sì. No, non ci siamo. Che peccato. E ieri sera che cena ha fatto? Sì, brodo di che cosa? Sì, pollo. Sì. Sì. E basta? Nient'altro? Un fico secco, una prugna secca, due chicchi di uvetta, un pezzo di cioccolato? Ah, questo va. No. Lo so che ci sono dimenticanze, man mano che si va avanti negli anni la memoria vacilla. Ecco, quindi... Sì, ma la creatinina, guardi, fino a 1.4 può andare. C'è il filtrato glomerulare che se arrivasse un po' sopra i 40 potrebbe andare, visto che ha 80 anni e un po' di più. Gli esami comunque che servono per fare una diagnosi di funzionalità renale un po' precaria sono creatinina, il filtrato glomerulare, ossia GFR, poi urea, e poi acido urico, e dopo, importante molto, l'esame nell'urina e l'esame della proteinuria. Questi quattro esami del sangue più la proteinuria dell'urina, con questi esami alla mano si può stabilire abbastanza bene come funzionano i reni. Lasci stare il cacao e il cioccolato, soprattutto non lo mangi a cena. Se proprio non sa, non ne può fare a meno, lo mangi al mattino quando la glicemia è bassa. Si misuri sempre la glicemia appena alzata, che è la più importante, perché se è alta al mattino vuol dire che è stata alta tutta la notte. E si scriva bene con molta cura e precisione quello che lei ha mangiato la sera prima. Poi, se proprio vuole sapere di tutto e di più riguardo il diabete e la glicemia, si misuri la sua glicemia 2 ore dopo i pasti. E però la cosa importante è scrivere dall'A alla Z, farsi il suo diario alimentare, quello che lei ha mangiato, perché solamente così può capire chi le fa alzare la glicemia e chi le la tiene bassa. Lasci stare le fette biscottate al mattino. Se proprio vuole al mattino si mangi le uova. Si mangi, se proprio la glicemia è abbastanza discreta, una mela cotta oppure un kiwi, ha capito? La pressione la misuri al mattino appena alzata, che è la più importante. Se è alta al mattino vuol dire che è stata alta tutta la notte. La misuri prima di cena, e questo qua è il consiglio per tutte le persone che hanno problematiche di pressione che si alza, e scriva dalla alla Z tutto quello che mangia, che così lei lo capisce. Gruppo del sangue A, il modo migliore per fare la cena è quello di farla un po' anzitempo, tipo non oltre le 6:30, ben prima delle 7 comunque, e un bel passato di verdure, senza pomodori e senza patate. E se vuole ci butta dentro un pezzo di carne di pollo, che poi lo mangerà il giorno dopo, però se lo mangia, che così ci sono dentro un po' di grassi, perché i grassi non fanno alzare la glicemia. Quando ci sono le glicemie alte, meglio rivolgersi ai grassi e non agli amidi, perché gli amidi, ossia pane, pasta, che glicine, ma anche quelli adatti al gruppo A come riso e mais, fanno alzare molto la glicemia. E il colesterolo, lei adesso ce l'ha basso così perché sta assumendo un farmaco,
però ogni 15 giorni, ogni 20 giorni arriva, ci sarà una farmacia che misura il colesterolo, lei, signora, vada e ogni 15 giorni se lo misuri nella stessa farmacia. Quando ha fatto 4 misurazioni in farmacia, vada a fare un controllo nel laboratorio d'analisi. E il colesterolo, le uova contengono sì colesterolo, ma non lo fanno aumentare. Il colesterolo in genere, per quanto io ho potuto capire, apprendere, vedere, sperimentare, è fatto alzare dai dolci, dagli zuccheri, compresi cacao e cioccolato, e dagli amidi. E soprattutto perché le persone adesso in ogni pasto mangiano amidi e non li bruciano più. Alla sua età, signore, il metabolismo è molto molto rallentato e non brucia più. È come mettere in una vecchia 500 il carburante delle Formule 1. La 500 non lo brucia più. Va bene? No, no, ma signore, io non consiglio, quella lì è una scelta che adotterà lei, ma gliel'ho detto, non si tolgono i farmaci così, su due piedi, che siano quelli per la glicemia, che siano quelli per la pressione, che siano quelli per i trigliceridi, che siano quelli per il colesterolo, no, è per quello che le ho detto, vada e si faccia il controllo del colesterolo in farmacia, che è un servizio che adesso la gran parte delle farmacie lo offre. Ogni 15 giorni, 20 al massimo, si fa un controllo, 4 misurazioni in farmacia, la quinta in laboratorio, dopodiché vedrà. E poi eventualmente, se proprio decide, vede che i valori sono bassi, non si toglie di colpo, ma si dimezza, si dimezza, si dimezza. E comunque in natura per il gruppo A, ecco, ci sono degli ottimi rimedi, ci sono delle ottime piante che si possono usare sotto forma di estratto fitoterapico. Carciofo, se c'è la cistifelle che non è stata tolta, va benissimo. La bardana va più che bene, la betulla va più che bene. Questi sono estratti cosiddetti fitoterapici, cosiddette tinture madri, che possono aiutare tantissimo, ecco, il colesterolo a ridursi. Va bene? A posto. Basta, basta, basta. Basta, stop, basta. Signora, quante ore dobbiamo dedicarle? Non siate egoisti, ci sono tante persone, uomini, là ce n'è uno, superstite, uomini, lassù in cima, ma ci sono gli uomini, donne, cosa, va bene che in questi tempi qua gli uomini bisogna bacchettarli, evviva, evviva. Sono Simone, ho 58 anni, gruppo A, sì. Sono 3 anni che faccio Ma con Simone non ci eravamo già visti in qualche altro incontro? Infatti, adesso. Va bene, va bene. Adesso il colesterolo si è passato, purtroppo io ho la tentazione del dolce, conseguente a quanto rimango, il colesterolo sale, si faccio le montagne in polso. Dolci meno peggio, i brutti buoni, torta di mandorle, o anche di nocciole, o anche di noci, con un poco di zucchero e l'albume. Ci può stare come dolce ed è molto appagante. Sì. Ma le famose eccezioni, cioè. Va bene, ci possa stare. Alla sera state all'occhio e comunque quando sgarrate, tipo andate a ballare, poi andate a ballare, col ballo si abbassano glicemie, pressione, colesterolo, si abbassa tutto. Il ballo. L'ultimo esame che ho fatto, mi ha trovato una discreta quantità di emoglobina. Quanta? Proprio discreta quantità, non ce l'ha. No, ma dove? Nelle urine? Nell'urine. Ah, no, ci deve essere il valore. Richiedete sempre i valori giusti. Discreta quantità. Ma lei ha dei disturbi urinari, delle vie urinarie? No. Stia attento magari a non eccedere con i semi oleosi, perché un eccesso di semi oleosi per il gruppo A, ad esempio arachidi, noci, nocciole, mandorle, semi di zucca, semi di girasole, potrebbero determinare una qualche forma infiammatoria alle vie urinarie. Ma guardate, la dieta, ma tutte le diete possono andare bene.
è che devono essere adeguate all'attività fisica che noi facciamo e devono essere rapportate con le nostre caratteristiche immunitarie. Uno può fare la dieta intermittente, la dieta chetogenica e via dicendo, può fare tutte le diete del mondo, ma se uno quando poi interrompe il digiuno intermittente così e introduce degli alimenti sbagliati, siamo spacciati. Ma vedete bene che noi siamo cresciuti, adesso le nuove generazioni no, ma siamo cresciuti che il venerdì era sempre il giorno di magro. Prima era il giorno del digiuno, poi è passato il giorno di magro, adesso chi se ne frega, mangiano di tutto e di più, ecco, compreso il maiale, compreso tutto quanto. Pensate che tra un po' comincia la quaresima e la quaresima praticamente era in origine il corrispettivo del Ramadan per i musulmani, periodo di purificazione, anche perché coincideva con la fine delle scorte alimentari, quindi bisognava far capire ai bravi cristiani che non ce n'era tanto da mangiare, che cosa c'era di più forte e potente della fede, per dirgli non c'è da mangiare, si tira la cinghia, quaresima. C'è ancora il termine, no? Si dice una quaresima, ecco, per cui vuol dire che c'è da... E poi attività fisica dopo cena, appunto, anche solamente prendersi su, fare un paio di chilometri di passo rapido e veloce e già quando uno sgarra si pone rimedio alle problematiche che si possono essere create. Attenzione però! Per il colesterolo e anche per la pressione, a lei signora di gruppo A, signora Linetti, le ho detto, quel famoso Cesare Polacco, con quel famosissimo spot pubblicitario a Carosello, non ho mai usato la brillantina Linetti, ecco, andatevela a rivedere che è una cosa strepitosa. Il grano saraceno alza la glicemia, alza il colesterolo, alza la pressione. Quindi state molto all'occhio, persone di gruppo 0 e di gruppo A, che sono quelli che possono andare abbastanza d'accordo col grano saraceno, gli altri due B e AB già proprio meno li vedono e meglio stanno. Sì, ma sì, ma uno li usa fino a che servono, non c'è, ma io lo dico, le cose... Gli estratti fitoterapici, lo dico sempre, a parte che mi sono sempre rifiutato di dare dei preparati ai bambini fitoterapici, mai. Alle donne in gravidanza, alle donne in allattamento, mai. I rimedi fitoterapici si usano quando servono. Poi ci sono le possibilità di fare adesso queste misurazioni, come ha detto la signora, colesterolo in farmacia ogni 15-20 giorni, 4 volte di fila, dopodiché si vede, casomai si passa da 2 volte a 1 volta e poi si salta. Quello che serve, va bene. Simone, viva, bravo, bravissimo. La bevanda di cicoria e il fruttarolo, un tuffo nel passato. Il puro sapore di un tempo ritorna nelle nostre case. Si veste moderno in comode capsule, al bar come a casa tua. Ottimo per mocha, per infusi, per cappuccini, in aggiunta a bevande calde e solubile. Da gustare anche come bevanda fredda. La bevanda di cicoria e il fruttarolo, l'alternativa naturale senza caffeina che cercavi. Ti aspettiamo! Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13, sul web negozio.ilfruttarolo.it. Spediamo in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. FBio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza. Shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile, scoprite e provate i prodotti FBio. Per saperne di più, potete visitare il sito ufficiale fbio.it.
Milano1.it è informazione, sport, salute, alimentazione, lifestylist, made in Italy e tanto altro ancora. Ci puoi vedere, sentire, seguire dove e quando vuoi sul sito ufficiale della nostra testata giornalistica Milano1.it, su YouTube, sulla nostra web radio, in podcast su Spotify, Facebook, Instagram, scaricando la nostra app gratuitamente. Per interagire con noi puoi scrivere al numero WhatsApp 342 397 2391. Milano1.it, la tua compagnia senza confini. Donne, ci siamo. La raccomandiamo adesso, porti pazienza. Prossimo giro. Sì. Evviva. E lei come si chiama? Rita. Rita, e viene da dove? Da Villa Franca. Villa Franca, va bene. E noi siamo venuti a trovarla 5-6 anni fa, quando avevo un problema di recuperare un po' di cuore. Sì. E che gruppo del sangue ha suo marito? A positivo. Va bene. Che bravo uomo, è un uomo, è sicuro che è un uomo che ci mette così buona volontà? Strepitoso. Perché sai, i maschi anche oggi ne ho conosciuto uno che insomma di buona volontà adesso ha sottoscritto una dichiarazione che ce la metterà. Ecco. Quanti chili è aumentata in gravidanza sua figlia? Le rispondo per sua figlia perché è in gravidanza, perché se non fosse in gravidanza mai poi mai risponderei a una mamma che parla per una figlia di 36 anni. E questa che gravidanza è? La prima? E vede, il futuro del popolo italico, le donne decidono di fare i figli a questa età. In Afghanistan, terra che è calpestata dai talebani, le donne le fanno a 20 anni o anche prima. E vedremo di chi sarà il futuro, io non ci sarò più, ma credo che il popolo italico sparirà e il popolo afghano raddoppierà, nonostante i 40 anni di guerra, i bombardamenti e i massacri che hanno subito. E signora, è un qualcosa che mangia sua figlia e che non tollera, che per sua fortuna le viene sulla pelle. Dicevamo, è aumentata di quanti chili all'incirca? Perché l'ideale sarebbe, al mese di gravidanza, l'ideale sarebbe aumentare in media di un chilo al mese, partendo già da un peso giusto. Signora, è uno sfogo del fegato. Per sua fortuna, per ora, viene sulla pelle, nella speranza che non vada a creare problemi al feto. E tra l'altro le donne negli ultimi 2 mesi dovrebbero rigare dritte, che più dritte non si può, perché se vogliono avere il latte devono mangiare più che correttamente, se no poi il latte non arriva e poi le mamme sono costrette a dare ai bambini del latte artificiale e già i bambini, le nuove costruzioni umane, crescono deboli e malaticce. E quindi signora, bisogna sapere che abitudini alimentari ha sua figlia, che colazione fa, spero che non usi latte e derivati del latte, spero che non usi il glutine, il papà che gruppo del sangue ha? Bisogna saperlo, perché sapendo il gruppo zero, per cui il bambino è zero o è zero oppure è A. Quindi adesso negli ultimi mesi della gravidanza la quinoa è meglio lasciarla perdere. Ci può stare il grano saraceno, ci può stare il miglio, ci può stare il riso, il mais non lo usiamo perché la mamma è A, ma il papà è zero, quindi il feto potrebbe essere o zero o A. Se è zero, col mais è meglio lasciar perdere. E poi deve stare attenta, ad esempio anche l'olio d'oliva extravergine può creare dei problemi di dermatite. Sicuramente è meglio che non usi il pomodoro,
deve stare attento, attentissimo. Beh, i salumi non li mangerà perché in gravidanza le carni crude sono, tutti quanti lo sanno che non le devono usare. Che mangi del pollo, mangi del tacchino, mangi delle faraone. Stia attento a non esagerare con i semi oleosi. È lì, signore. E siccome in genere le dermatiti sono sempre accompagnate dai pruriti, guardi bene di seguire i pruriti. Come un segugio segui i pruriti, guardi che cosa ha mangiato quando si presentano i pruriti. Siccome il prurito si presenta più facilmente, più velocemente rispetto a una dermatite, il prurito fa la spia. È una spia che ci viene in aiuto. E per quanto riguarda il morbo di Crohn, vi consiglio tutti quanti, malattia severa, severissima, proprio che può essere devastante, che può portare anche a interventi chirurgici, e c'è nella conferenza di Ferrara, fatta quest'anno, quando eravamo a novembre? Sì. 2 mesi fa circa, un bravissimo uomo di nome Michele, giovane, 25 anni, che ha raccontato come ha risolto il suo morbo di Crohn. Fantastico, entusiasmante, commovente. Michele, alla conferenza di Ferrara, andatelo a vedere. Praticamente a reti unificate dovrebbe essere mandato in onda su tutte le reti, tutte, private, pubbliche e via dicendo. Uomini, donne, non prevaricate. Arriva poi, ma prima un uomo. Lassù ce ne sono 2 o 3, mamma mia, poi è lei, dopo arriva la giovane donna, di qua ci sono, la scala degli uomini. Buonasera. Mozzi, sì. Io sono Maurizio di Parma, 52 anni, sì. 1,80-71 kg. Sì. Allora, mi domanda è un po' particolare, nel senso che sono 8 anni che mi seguo la sua. Gruppo del sangue? Gruppo A. Gruppo A. Va bene. E mi trovo benissimo. Sì. Purtroppo, 4 anni fa, ho avuto un incidente stradale, un po' in fatto. Oh, santo. E la mi si è creato la Allora, visite che faccio tutti gli anni, va benissimo, nel senso che è tutto sotto controllo. L'unica cosa che devo sapere è che uso il carriere 160, sì. E poi trovo il 75. Sì. Con il melilotto, sì. Ma il melilotto è una pianta che appartiene alle leguminose, che è ricca di cumarine. Le cumarine sono sostanze che, tra l'altro, il farmaco Coumadin è a base di cumarine, e che mantiene il sangue fluido. Però per dare un giudizio avrei bisogno di vedere un po' di scartoffie. Non posso adesso, sarei proprio molto molto superficiale, dovrei vedere, valutare le cose. Questa dissecazione com'è, a che punto è? Vedere e valutare anche la fluidità del sangue, i valori, gli NR, il tempo di il PTT e via dicendo. Sapere quanti sono i globuli rossi, se sono in eccesso, l'emoglobina, se il sangue tende ad arrivare a un ematocrito un po' alto, è quello lì. Però il melilotto è una pianta proprio valida, validissima. Sì. Comunque un'alimentazione corretta, soprattutto per un gruppo del sangue A, il pesce, che è la proteina d'elezione per il gruppo A, il pesce mantiene la struttura del sangue in ottima forma. Pesce, legumi e verdure, e le persone del gruppo A, insomma, con questo trio qua ci vanno a nozze, ci vanno d'accordo. Sì. Quindi ha avuto un incidente e praticamente la cintura che l'ha salvata per un verso. Sì, mi fa venire in mente anch'io, ho avuto 7 anni fa un incidente con me stesso, perché stavo andando a Piacenza con il furgone, ecco, Renault Trafic, e l'ANAS non aveva messo, era il giorno di Santa Lucia, l'ANAS non aveva messo il sale sull'asfalto, in una zona d'ombra, c'era una lastra di ghiaccio tremendo, il furgone prende velocità,
per fortuna va avanti veloce come il vento, dopo aver dondolato si vede che San Colombano ci avrà messo una buona mano, alla fine il furgone sterza tutto da solo, era ingovernabile e praticamente si va a stampare contro due pioppi che praticamente c'è rimasto sul furgone l'impronta dei pioppi. Io avevo su, per fortuna avevo la cintura di sicurezza che di solito non la portavo granché, adesso sono un po' più osservante, allora proprio niente. Praticamente avevo il paio di occhiali, quelli rotondi, adesso li ho cambiati perché quelli là sono diventati un po' precari, legati col cordino, il furgone che si è spaccato, sono spaccati tutti i vetri, il cordino che mi teneva gli occhiali, cordino e occhiali sono finiti fuori dal finestrino a destra, li ha trovati poi mia figlia in mezzo a un po' di mucchietti di neve che c'era lì da parte, per dire che batosta che ho preso. Per fortuna sì, mi ha dato una stretta tremenda al collo, però mi sembra strano perché qua abbiamo dei fasci muscolari potenti. Non vorrei che invece quella problematica di dissecazione della aorta non sia legata tanto all'incidente, ma ha una caratteristica di forte sensibilità ai dolci, agli zuccheri e ai cereali. Ah, addominale. Ah, ho capito, la cintura addominale. Perché è strano la dissecazione a livello addominale. A livello addominale è più facile un aneurisma. Niente, comunque se capiterà di partecipare a qualche altro incontro, porti le scartoffie. Che magari anche prima di arrivare, guardate, i prossimi incontri saranno il 17 di febbraio a Forlì, quasi quasi uno che viene da Parma non è neanche tanto distante. Sì. Ultima domanda, perché si può scattare una relazione? Va bene, dipende come sono concentrati. Ma per il gruppo A c'è una bevanda stupenda. Sì, ma c'è il tè Bancha, quello che usano i macrobiotici. Bancha, Ban-C-H, stupendo. Una bevanda credo che sia, o il tè Kukicha, che più o meno sono dei rametti, bevanda stupenda. Comunque il caffè, se proprio non ne può fare a meno, va bene, non è la fine del mondo. Poi magari andando avanti negli anni può sentirlo un po', la sensibilità al caffè. Ma ci troviamo a Forlì, se ha il tempo, se non ci sarà un tempaccio terribile. Eccola, finalmente arriviamo. Evviva, buongiorno. Sì. Rosanna De Presolini, 29 settembre, nata. Oh, che spettacolo, con quella canzone fantastica. Gruppo Zero. Allora, io ho detto che sei. Quando? 26. Di? Ah, nel 2006, perdon. Sì, 2006. Sì. Lei sa la diagnosi ufficiale? Sì. 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 Tenga vicino al microfono. Ok, è 5 sì. Sì. Adesso uso
In che momenti del giorno avvertiva questo problema? Al mattino appena alzato o dopo colazione? Sì. Scrivere sempre, quando succedono dei fatti anomali, da farsi in diario, soprattutto quando ci sono in ballo problematiche così severe. Giorno tale, ora tale, sensazione di svenimento, e prima ho mangiato oppure bevuto questo, questo e questo. Quanti? Quattro? Gruppo zero, il caffè è una delle sostanze più tremende. Tè e caffè, il caffè d'orzo, gruppo zero, è meglio che lo eviti. Sì, certo. E che altri disturbi avverte? Sì, ma l'insonnia ce l'hanno anche persone che non hanno tutte le sue problematiche. Ne ha astrocitoma, ne ha neurisma, ce l'hanno, anzi è una delle problematiche più diffuse. Cena giusta si dorme bene, cena sbagliata non si dorme neanche in paradiso. Appunto, perché mangiare i legumi alla sera? E che legumi mangia alla sera? Il mix è micidiale. E qua dentro la pentola praticamente continua a bollire tutta notte. Sì. Sì. No, non finito di mangiare. Non, un gruppo zero, la cosa importante è che non deve diluire i succhi gastrici. Lei non mangi troppo tardi. Lasci passare almeno 3 ore buone prima di andare a letto dopo la cena, mangia bene, mastica bene, cosa fondamentale, per il gruppo zero che sono sempre divoratori, trangugiatori, il consiglio che gli do, dico munitevi di un buon tagliere, di una buona mezzaluna, tritatevi velocemente le cose che così fate velocissimi a mangiare. Perché la caratteristica del gruppo zero è quello che devono mangiare sempre veloci come il vento, masticano e trangugiano. Invece la mezzaluna permette già praticamente di effettuare tutta la triturazione che noi di gruppo zero in genere non facciamo. Tutto, anche le verdure. Fantastico. Allora, cena un po' presto. Mangiare anche la carne va bene, che non sia il maiale, assolutissimamente alla larga dal maiale, da fritti e soffritti, la carne che non sia fritta, impanata e affumicata, e le verdure che non siano di questa stagione, niente cavolfiori, niente cavolini di Bruxelles, niente patate, niente melanzane. E mangi, da togliersi la fame, ma da mangiare 2 o 3 alimenti per pasto e poi scrivere. Stanotte ho dormito male e prima ho mangiato a cena questo, questo e questo. Stanotte ho dormito bene e ho mangiato questo e questo e questo. Prima di andare a letto, allora sì che arriva il momento di bersi un bel tazzone, 2, 3, anche 400 cc di acqua molto calda, non dico da ustionarsi ma quasi. In questo modo si sviluppa bene del tutto la digestione, se ci sono racchiusi nello stomaco dei gas con dei bei rutti lei riesce ad espellerli. E penso che se la possa cavare. I suoi anni quanti sono? 31. Allora, per quello che io ho potuto vedere nell'arco della mia vita, e guardi che ne ho viste molte, sa, di patologie di questo tipo, perché sono in grande, grandissima diffusione. Per arrivare ad avere una forma tumorale cerebrale ci vuole o il latte, o lo yogurt, o i formaggi, o i dolci cremosi. Queste ho visto che in comune hanno sempre avuto le persone che hanno sviluppato queste patologie. Se le scordi, ma si scordi adesso anche il cacao e il cioccolato, e se proprio dovesse decidere che non ne può fare a meno, che magari le piace, quelle creme di nocciole
guardi, c'è la, faccio la pubblicità all'azienda Rigoni, ma penso forse anche alla Novi, che usano cacao, nocciole, cacao e zucchero, senza lattosio. Però se lei mangia le nocciole, senza esagerare, un po' tostate, così è meglio, le mandano un po' tostate, è meglio, deve rigare dritta, perché il suo sistema immunitario è sicuramente molto tremendo. No, no, è molto forte. Se lei ha superato ed è ancora qui, in queste buone condizioni, diciamo così, dopo aver superato tutte queste prove, vuol dire che lei, come tutte quelle persone di gruppo zero, ha un sistema immunitario tosto, forte, potente. Però non bisogna approfittare, perché poi il sistema immunitario si arrabbia. È come se qualcuno le desse un calcio negli stinchi per anni, anni e anni. Lei glielo manda a dire, ma dopo vede che quello continua a dargli calci negli stinchi e lei si gira e gli dà una randellata e lo stende. Sì, gliel'ho detto, rigare dritti, che più dritti non si può. La sua altezza e il peso quanto sono? Allora, 69? 1,71, peso forma 60? Peso forma? Ah sì, per una donna anzi sarebbe 56-57. Guardi, io sono gruppo zero, presunto negativo, altezza, adesso magari mi sto un po' ingobbendo, un po', 1,72, il mio peso forma che quando era così andavo come una scheggia, sbalzavo queste barriere come niente fosse, 57-58 kg. Ci sono degli esercizi stupendi, la marcia, non serve andare in palestra. Guardi, la marcia, lo sa com'è la marcia? Allora, dai Paolo, è arrivato l'ora che facciamo, i palestinesi, questi terroristi, i terroristi dei palestinesi che mi tolgono il microfono, vedi? Dai, cogliamo l'occasione. Avete presente le donne sulle passerelle? Sì. Se no andate a scaricarvi da internet le gare della marcia. La marcia va bene anche le scarpe, quelle che ha su lei, lo io adesso. Sì. Praticamente si tratta di mettere un piede davanti all'altro. Se voi avete un tratto di sabbia, di spiaggia, lo vedete benissimo, perché non vedete due file parallele. Vedete praticamente una fila unica di piedi. Piede sinistro avanti, piede destro avanti, sinistro avanti. E praticamente quello che determina poi tutto quanto e che fa di avere l'equilibrio per quanto riguarda la struttura corporea sono i movimenti delle braccia. Perché con queste qua si sistemano natiche, cosce e le dicevi. Il movimento delle braccia. Il braccio, gamba sinistra avanti, braccio destro avanti, alternando. In questa posizione, così, vedi, 120 gradi, 120 gradi, dita unite, che col movimento che va leggermente in basso, in questa rotazione. Quindi, piede sinistra avanti, braccio destro avanti, ma non devo andare così o ciondolare, no, abbastanza. Arrivare praticamente a metà corsa col braccio, poi piede destro avanti, braccio sinistro avanti, 120 gradi, piegato in basso, piccolito, come se lei avesse dato un colpo al libro di una cosa. Per la terapia? Come? Ma il libro qui è solo un attimo, è un attimo qua. Non ne usa più l'acqua, l'acqua e l'uovo formaggio? No, certo.
Ma c'è sempre oppure no? C'è sempre. Sì, stia attenta a tutte le cose che le ho detto: dolci, zuccheri, cacao e cioccolato. E guardi bene quando si presenta la diplopia. Guardi bene, d'ora in avanti guarda. Dove abita? Forte? Castelfranco Veneto, va bene. Bisognerà che portiamo la canzone di Mina, l'uomo per me, d'ora in avanti. Facciamo. Vabbè. Su in piedi che tutti quanti la vedano. Siamo vino, a Palermo. Sì. Un po' positivo. Sì. Bisogna dargli il premio per quello che viene da più lontano. Io ho conosciuto lei grazie a YouTube, a internet, circa 4 anni fa. Ho avuto un problema di prostatite, un po' non eredabile. Gli anni quanti sono? 44. 44 gatti, avere la prostatite, insomma. Ho iniziato a fare una cura di antibiotici, si sollevò il problema per qualche settimana e poi si ripresentava. Ho iniziato la dieta nel febbraio di 4 anni fa, dopo 6 mesi la situazione è sotto controllo, continuo in questo modo, mi trovo benissimo. L'unica cosa che non riesco ancora a gestire bene è una dermatite che mi compare utilizzando i semi oleosi, dall'olio d'oliva alle noci, e anche in questo momento c'ho le mani. Sì. Mi va sulle mani e lateralmente al naso. Attenzione ai semi oleosi. Lo vedo anch'io, lo vedo che se cedo ad esempio con le noci o anche con le nocciole ho un punto di sfogo qua dietro, sulla scapola di destra. Con le noci sulla punta delle dita dei piedi che si arrossano. Provi a sospenderli tutti quanti. Poi riparte con uno, il meno peggio possono essere i semi di zucca, poi proverà magari le semi di mandorle, proverà a uno, li prova. In questo momento sto usando olio di riso. Sì, va bene. Per sostituirlo. Certo. Con l'olio di riso. Sì. Ma l'olio di riso che magari lo si trova benissimo anche al sud, magari l'olio di vinacciolo non è facile trovarlo al sud. Ho sistemato anche l'uva di erba. Sì. Ho avuto una recidiva di erba. Sì. Che mi faceva molto male. Certo. Riesco a gestirla benissimo, non facendo fermentare troppo. Beh, ma Palermo con tutto il pesce che avete, mamma mia, tonno, sgombri, sardine, spada, mamma mia. Se si eccede con le proteine, un gruppo A, proteine intendo sì. E pesce, più carne che pesce. No, più pesce che carne. Io accendo un pochettino di tacchine. Poi sarà così bravo, ci può aggiungere anche le faraone che possono andare bene, sarà così bravo da vedere e da valutare se va più d'accordo col pollo o col tacchino. Dovete diventare bravi, bravissimi. Sensibili, il vostro organismo sicuramente i segnali ve li manda, ce li manda. Sì, 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 se sbaglio qualcosa c'è un sintomo. Sì. Ok, grazie e grazie veramente. Bravo e viva Palermo. Cerchi un'alternativa ai soliti gusti? Allora il Fruttarolo è il posto giusto per te. Farine di legumi, amaranto, miglio, grano saraceno, quinoa e molto altro. Prodotti naturalmente senza glutine, ma anche senza latticini o lieviti. Se anche tu credi fortemente che la salute inizia dal cibo, vieni a trovarci. Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Sul web negozio.ilfruttarolo.it o arriviamo noi a casa tua con comode spedizioni in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. FBio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza. Shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile, scoprite e provate i prodotti FBio. Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale fbio.it.
Milano1.it è informazione, sport, salute, alimentazione, lifestylist, made in Italy e tanto altro ancora. Ci puoi vedere, sentire, seguire dove e quando vuoi sul sito ufficiale della nostra testata giornalistica Milano1.it, su YouTube, sulla nostra web radio, in podcast su Spotify, Facebook, Instagram, scaricando la nostra app gratuitamente. Per interagire con noi puoi scrivere al numero WhatsApp 342 397 2391. Milano1.it, la tua compagnia senza confini. Buongiorno. Buongiorno signor. Ma lei aveva la precedenza assoluta? Vabbè, non c'è problema. Allora, mi chiamo Chiara e sono il gruppo A. Sì. Oh, se la giocano oggi è gruppo 0 e gruppo A, se la giocano loro. Allora, vabbè. Cerco di semplificare un po', per scrivere un po' la storia. Diciamo, partita 18 anni fa con un trauma alla schiena e insomma alla fine, dopo 2-3 mesi che ero immobilizzata, ho deciso di operarmi. Trauma in che senso? Frattura di una vertebra? Allora sì, è stata una frattura di una frattura, subito mi ha detto che era un ernia al disco. Sì. E la seconda vertebra lombare. Sì. Solo che però quando poi mi hanno operato, proprio perché non riuscivo a muovermi, proprio ero mobilizzata a letto, e mi ha detto che è stata una cosa più complicata di un'ernia, diciamo. Sì. Sì. E i vari frammenti di questa vertebra mi ha colpito i nervi. Sì. Però premessa che quando sono uscita dalla sala operatoria ero ancora come quando sono entrata. Cioè. Quindi, a che età le è successo? 18 anni fa. 18 anni fa. Ne ho 64 e insomma avevo 42 anni. E lì è iniziato per me il calvario, cioè nel vero senso della parola. Mi sono voluti mesi per... No. 52 ne avevo. 52 più 18? No, scusi. Appunto. No, 46. 42, sì. Avevo circa 42, 43 anni. E... da lì non sono più riuscita a rimettermi, diciamo, in piedi, nel senso che mi sono voluti parecchi mesi prima di iniziare, perché comunque sono uscita dall'ospedale in carrozzina, perché non riuscivo a muovermi, la schiena è completamente bloccata e mi ha preso tutta la parte destra del corpo con dei dolori molto forti. E praticamente ho iniziato a fare un po' di fisioterapia così, ma dopo 3 mesi ho iniziato a fare delle agodistrofie, cioè ho iniziato con il ginocchio sinistro con un infarto del ginocchio, quindi con necrosi e tutto, quindi con dolori allucinanti, ma il problema è che io non rispondo ai farmaci, cioè nel senso qualsiasi farmaco preso, qualsiasi cosa fatta, non ho mai risolto il problema. Ho fatto iperbarica perché appunto, mi hanno detto che si poteva aiutarmi, non lo so se poi alla fine mi ha aiutato o no, ma sta di fatto che la prima agodistrofia l'ho superata dopo 4 anni e nel frattempo sì, ho iniziato, mi sono stata con le stampelle, un po' carrozzina, un po' stampelle, ma in opera finita da 18 anni io soffro di questa cosa e le mie agodistrofie sono continue, cioè ginocchio destro, sinistro, ginocchio destro, caviglia, caviglia destra, caviglia sinistra e quindi è continuo. Sì. E non riesco, premessa che quando mi è successo ero in peso
era il peso la causa del problema? Non era il peso, no. Ma guardi, è difficile che sia il peso, che è sempre meglio avere un peso giusto, adatto, in base alla propria altezza. Ma è l'infiammazione che determina i problemi, è lo stato infiammatorio, è lui. Perché anche con un'ernia discale, con delle protrusioni, ci si può convivere, basta non creare un'infiammazione. Per dire, all'interno ci sono i diverticoli al colon, tanto per dire, ma ci si può convivere con i diverticoli, basta non farli infiammare e basta quindi introdurre le cose giuste. La sua colazione quale è? Allora, diciamo che io non ho mai fatto colazione, sì. Cioè, le premessa, io ho sempre mangiato pochissimo, sì. Cioè, E lo yogurt? No, e i dolci cremosi? No. Gelati, cacao, cioccolato? Le volevo fare un'altra premessa. Io ho iniziato a mangiare, per dire, male, questo lo ammetto, nel momento che del dolore. Sì. Per compensare, perché nei periodi in cui riesco a rimettermi in piedi, ho lavorato. E per, come si può dire, per combattere questo dolore, perché io ho 18 anni che vivo perennemente nel dolore, certo. Ho iniziato a compensare con quelle cose che non, sicuramente sì. non avrei dovuto compensare, certo. Ma io dico, quando sono partita non avevo queste, non mangiavo queste cose. Ma magari ne mangiava delle altre. Che bevande, che bevande beve? Allora, caffè d'orzo, tè? Allora, caffè pochissimo, anche prima. Sì. Ho iniziato il caffè d'orzo, sì. Però non mi soddisfava. Io, ad esempio, sono anni che bevo il caffè di cicoria. Sì. Altrettanto il caffè non lo bevo. Non bevo bibite cazzate. Sì. Non bevo. Bevo una birra, quella sì. Signore. La birra, quante birre alla settimana? Signore, sarà meglio, perché la birra al gruppo A li causa uno stato infiammatorio tremendo, decisamente meno peggio per il gruppo A il vino, un vino rosso fermo con meno solfiti possibili se proprio decide, ma la birra le causa uno stato infiammatorio non da poco, su tutto, sull'apparato digerente, sull'apparato urinario, sull'apparato scheletrico. Altra bevanda da evitare, il tè, soprattutto il tè cosiddetto nero, quello fermentato, il tè comune o il tè deteinato. Che tipi di carne mangia? Pollo, sì. E maiale. Il maiale, scordiamocelo. Allora, l'intestino come funziona? Io penso da quando sono in attacco con la colite, cioè nel senso che ho sempre avuto problemi di colite. Con tendenza alle scariche, tendenza alla stipsi? No, scariche. Quindi anche lei guardi bene, in base a quello che mangia, guardi bene che cosa, che problemi ha, come funziona il suo intestino. Intestino è pigro, prima ho mangiato questo e questo. Alla larga dalle solanacee, patate, pomodori tremendi, peperoni, melanzane, pepe e peperoncino, uno peggio dell'altro. Spero e mi auguro che non usi queste spezie. Cose piccanti non mi piacciono, sì. Quindi non le mangio. Altre cose tremende, l'aceto. No, neanche quello, perché se tremenda la frutta, soprattutto arance, mandarini, mandaranci, banane. No, io mangio di più, quello che ho utilizzato un po' con le banane, però la maggior parte sono mele, mangio la mela ed estate, e non so, tutta di stagione. In un giorno quante volte mangia la frutta? Una.
Al mattino, a pranzo, a cena? No, di solito pomeriggio. Se decide per la frutta, se la mangia al mattino. È una persona di gruppo A, con i kiwi può trarre un giovamento per il suo intestino pigro, o se no con la mela cotta o la pera cotta, però non ci combini insieme dei cereali e dei farinacei, ci combini insieme invece un uovo, se la cistifelli accecano l'estatatolo. Tutte le mattine si beva mezzo limone in una tazza d'acqua un po' tiepida. Quindi adesso proviamo a tirare fuori tutta la buona volontà del mondo, togliere tutti gli alimenti tremendi, tremendi, quelli che le causano un stato infiammatorio, e come tutti gli stati infiammatori la partenza è sempre dall'intestino, dal colon. Passati di verdura alla sera. Sì, ma io non so perché la sera sono passata, ecco, però sentivo prima che ad esempio a volte faccio anche No, no, ma i legumi usate quelli adatti al gruppo A, lenticchie, piselli, cannellini, fave, fagioli dell'occhio, ma non a cena. Ma non a cena? No, signore, a cena passato di verdura. Sì, è presto, in modo da andare a letto, non avere problemi, in modo che il riposo permetta al sistema immunitario di ricucire, ricostruire la tela delle difese immunitarie. Perché il mio problema è che dormo malissimo. Ah certo signore, se lei va a letto e che ha in pancia un piatto di legumi e cereali, ma non c'è pericolo che dorma bene. Io causa per non dormire al dolore che ho. Signora, ma il dolore non viene perché le cade giù dal cielo, gliel'ho detto, il dolore, tumor, rubor e calor, le tre espressioni della infiammazione. L'infiammazione si manifesta con uno di questi tre, o addirittura con due, o addirittura meglio con tre. Il dolore proprio è causato dallo stato infiammatorio. Sì, no, infatti io... Passato di verdura e va a letto presto, almeno 3 ore prima di andare a letto, e vedrà che riesce a cavarsela per bene, senza pomodori, senza patate, e basta. Pollo, pesce, uova, i legumi, ma a colazione, a pranzo, non certo a cena. Semplifichi la sua alimentazione, semplificate l'alimentazione, 1, 2, non più di 3 alimenti per pasto. Adesso facciamo la cena giusta, proviamo stasera bistecca ai ferri, o bianco, o pollo, tacchino, manzo, vitello, basta che non sia di maiale, basta che non sia fritta impannata. Tornando a quegli esercizi, già che siete lì vicini, alla marcia, guardate che 1 chilometro di marcia corrisponde praticamente a 5 chilometri di camminata rapida o di corsa. 1 chilometro di marcia, come benefici, è incredibile. Sì, ma questo qua lo può fare anche per strada. Esce di casa, fa 2 o 3 isolati senza cambiarsi di scarpe né niente. Quindi signora, la cosa proprio essenziale, se vuole provare a uscire da questa situazione, almeno ridurre drasticamente il dolore, la storia è tutta lì. Si guardi anche lei, Suor Giacomina, questo che vedete, che si chiama Covid-19 e patologie virali, ma non è solamente per il Covid o le forme influenzali come quella che c'è adesso che si sta attenuando, ma questo contiene i consigli per tutte le problematiche più severe che ci sono in circolazione, dalle forme tumorali, dalle forme autoimmuni, dalle forme degenerative. E comunque per arrivare ad avere delle necrosi, che siano ossee o cartilagine, ci vuole sempre comunque qualcosa, o a base, o latte, o yogurt, o formaggio, dolci, cremosi. Se no è ben difficile che si formino delle forme necrotiche. Io guardo, se ci vuole credere, ma quando ho iniziato io queste cose, anche perché non le ho mai mangiato, veramente latte, formaggio, yogurt, cioè io
sui primi piatti non ci metteva qualcosa? Ma siamo più maggiorati. Appunto, signore. Appunto, in Italia è ben difficile che una persona non usi a pranzo, a cena, ecco, quella neve giallina, biancassa giallina. Basta, faccia sparire tutto. Un mese, provi a vedere i risultati. Ascolti Suor Giacomina e troverà un grande conforto. A vedere i risultati che ha ottenuto quella piccola suora. E niente prodotti cosiddetti light, prodotti cosiddetti senza zucchero, che sono micidiali quelli. Contengono edulcoranti tremendi, maltitolo, acesulfame, aspartame, tutto quanto. Cose che sono di un infiammatorio tremendo. Quindi caramelli, chewing gum cosiddetti senza zucchero. Bevande cosiddette senza zucchero, assolutissimamente. Provi, non costa niente. No, anzi. Il bello è questo, che non costa niente. Sì, anche perché. Anzi, si risparmia soldi sul carrello, sulla borsa della spesa. Sì, anche per altre cose. Sì. Uomini, sì, ce n'è una schiera strepitosa. Buonasera. Allora, Fabio, 8 anni. Quanti anni? 48. Attenzione, ai maschietti, dai 45 ai 55, se non rigano dritti, una scopola arriva quasi sempre. Infatti, allora, io sto benissimo, ho fatto analisi del sangue, così di routine, e ho fatto il colesterolo che ho detto, 147. Quanto? 147. Che cosa? Il colesterolo. No, 147 non è alto. A dire loro mi hanno detto. Ma come? Il colesterolo totale? No, il colesterolo cattivo. Ah, l'LDL. Esatto. No, sì. E il totale quanto sarebbe? Me l'hanno mica voluto dire. Ho chiesto di fare un'altra analisi. Devono risparmiare soldi, per cui far fare colesterolo totale, LDL, HDL, la sanità italiana è per quella che va in malora. Per l'esame del colesterolo. Non per lo sperpero terribile, terrificante, ecco, facendo fare esami incredibili che poi alla fine. Vabbè. Anche la bilirubina un po' alta. Quanto? 1,52. Ecco, la bilirubina 1,52, e negli esami precedenti se l'era mai vista un po' alta, sopra il valore 1,1, 1,2? Ecco, allora se ha degli esami passati vada a vederla. La bilirubina alta, e invece gli altri valori del fegato, le transaminasi, le gamma GT, erano a posto. Vuol dire che lei è... No, ma le spiego la bilirubina alta, che così togliamo... La bilirubina alta sta a indicare che lei molto facilmente è caratterizzato dal morbo di Gilbert. Il morbo di Gilbert è presente in persone che stanno bene, benissimo, che il fegato va bene, transaminasi a posto, gamma GT, che però hanno questa caratteristica, che la bilirubina si alza. E per quello che io ho potuto vedere, osservare, capire, sono i cereali tutti, che determinano questa bilirubina, che invece che prendere le vie del coledoco, prendono le vie del sangue. La cellula epatica, ecco, l'epatocite, è come se avesse due ingressi, due porte, una che dà sul canale della bile, che va poi alla cistifella col coledoco, l'altra che invece dà sul canale del sangue. Quando riceve il comando sbagliato, si apre non bene la porta della bile e si apre quella del sangue, quindi uno si trova con avere la bile un po' alta, che poi non è neanche alle stelle. Per quello che io ho potuto vedere, sono tutti i cereali, tutti, quelli col glutine in prevalenza, soprattutto, ma anche quelli senza, come ad esempio riso, mais, che uno di gruppo A li può usare. Bene, avanti pure. Poi io ho chiesto di fare altre analisi,
sì. Zucchero, anche le birre e tutto. E dopo due mesi questa volta scende 131. Quanto? 131. Sì, l'LDL, va bene, sì, sì, ci può stare. E invece la bilirubina si è alzata ulteriormente. Certo. 1.9 a 2.9, certo, perché magari lei ha tolto latte e derivati del latte che c'entrano con altre problematiche, ma ben difficilmente c'entrano col morbo di Gilbert, e magari lei si è sbilanciata a mangiare più cereali e farinacce. Allora adesso provi, lei dove abita? Porto Mantovano. Provi a ridurre drasticamente i cereali tutti, compresi riso, miglio, mais, e provi a sostituirli con i legumi. Quando rifarà gli esami, richieda che venga messo dentro nella lista degli esami anche le transaminasi, glutamico piruvico, glutamico salicilico, le gamma GT, per vedere com'è la situazione del fegato. Provi a fare anche un'ecografia addominali, in modo da valutare il fegato, se c'è steatosi o via dicendo, e boh, aumenti il suo peso, aumenti... Zero positivo. Come? Zero positivo. Lei? Ah, beh, allora sì, lasciamo stare proprio il mais, comunque anche il riso da usarlo con cautela, aumenti la carne, che non sia il maiale, che non sia fritta, impanata, affumicata, che favorisce molto il rilascio della bile. Carne e pesce, quello che vede che la fa andare meglio. E il suo intestino funziona bene? Le feci le vede che sono belle, color marrone? Bene, osservatevi sempre, la cacca, fate come i gatti. Avete mai visto come fanno i gatti? Fanno la cacca, poi si girano, guardano, annusano e poi con la zampetta coprono. Qualche suggerimento per la colazione? Una tazza d'acqua tiepida e correre veloce come il vento a fare tutti i lavori che hai in mente. Che lavoro fa di bello? Agente immobiliare. Allora, agente immobiliare, guarda, è sempre in giro? Perfetto, guarda, faccia così. Si alza al mattino, una bella tazza d'acqua tiepida. Poi se si fa anche il lavaggio del naso, lo consiglio a tutti, perché adesso con tutte le polveri, gli inquinanti, tutto quanto, lavare il filtro quotidianamente è la cosa migliore. Sui vari libri, che sia quello del Covid, quello della dieta, c'è come si fa. Io sono, non so, ormai sono 50 anni che mi lavo tutte le mattine il naso. E poi una tazza d'acqua tiepida. E poi via, correre al lavoro a cercare tutti i clienti di questo mondo. E poi però lei si porterà con sé il suo cibo. Può prendere una fetta spessa due dita di bresaola, poi la taglia a dadini, a cubetti, se lo mette in uno scatolino che quando le viene fame la mangia. Se no, magari il giorno prima si è fermato, come capita a me ad esempio quando vado a fare certe fiere o via dicendo, passo al supermercato, mi faccio tagliare 100 grammi di roast beef e poi man mano, quando ho fame, anche senza smettere di guidare, è lì da parte e mangia. Oppure una scatoletta di cecio, pisello, cannellini, quella che vede che la grada di più, e poi ci può mettere dentro del pollo, del tacchino, con i legumi è sempre meglio le carni bianche, oppure del tonno o degli sgombro, del sardino, delle acciughe. Già tutto pronto, sminuzzato, fatto a pezzi, con il cucchiaio. Quando va in macchina si mette la vaschetta in mezzo alle gambe, intanto che guida mangia. E va e vedrà che sarà di un penetrante nella testa dei suoi clienti in un modo impressionante. Non li molla più neanche fino a che non avete combinato l'affare. Grazie. E casomai si porti sempre con sé d'inverno un termos d'acciaio, che così non c'è rischio di rottura. Alla sera si sarà preparato un bel brodo di carne che non sia di maiale o pollo, vitello, manzo, quello che vede che la grada di più. Bene. Il mattino dopo, che il brodo è tutto bello pronto, che il grasso è venuto a galla, toglie il grasso, poi riscalda il brodo bel bollente, quando è bel bollente lo mette nel termos d'acciaio, chiude bene e se lo porta in macchina. Quando le viene fame o sete, soprattutto d'inverno, e lei si beve un bel bicchiere, una bella tazza
di brodo di carne, e lei vede che resiste a tutti i clienti, resiste a tutte le temperature, e boh, è a posto. E poi vedremo la bilirubina come va. Donne, ci sono? Eccola qua. Adesso poi privilegiamo quell'area là, perché sennò sono in castigo là in fondo. Buonasera. Suo nipote? È lui? È questo qua? Ma gli dia il microfono, non li mangio io i nipoti. Non sono ebreo che bombardi i giovani, signora. Sono Piero Mozzi, portatore di umanità, rispetto ai giovani, minori e bambini. E perché non parla? Dai, per favore, dai, è adulto. Che problema c'è? Non ho capito, Ah, l'acne. Ah, certo. Gruppo del sangue qual è? Per favore, devo parlare con lui, se no parlo con un'altra persona. E insomma, devo fare delle domande, le dobbiamo fare alla parente. Allora, e guarda qua che uomo che è. Il nome? Flavio. Allora, gruppo del sangue B. Stamattina la colazione qual è stata? Latte? E fette biscottate. Per fortuna che uno di 17 anni gli viene fuori tutto lo sfogo sulla pelle. Per fortuna. Dove abitate? Di là, sì. Quindi l'acne, con l'acne vengono espulse tutte le tossine. Certo, col latte acne, con il glutine acne, col mais acne, carne e salume di maiale acne, pomodori acne. Colazione del mattino. Latte e con le fette biscottate. No, punto. Colazione del mattino, un frutto, uno o due uova, il frutto che non siano i cachi o i melograni o i fichi d'India, e poi vanno bene, basta. Ritieniti fortunato, perché a quest'età uno, lo stato di intossicazione avrebbe già potuto creargli problemi ai testicoli o anche alla schiena, perché mi è capitato di vedere anche ragazzi di 17 anni con ernie discali. Questo è lo sfogo del fegato, capito? Meglio il riso. Riso, miglio, quinoa o patate. Ti piacciono le patate? Perfetto. Sai cucinare? Allora, sei a posto. Una bistecca che non sia di pollo, che non sia di pollo, che non sia di maiale, ai ferri, un bel piatto di patate e vediamo l'acne come va. Attenzione ai dolci cremosi, attenzione alle arachidi, ai pistacchi, al sesamo, alle nocciole, tutte cose che ti causano intossicazione del fegato, che per tua fortuna l'intossicazione cerca di buttare fuori all'esterno tutto quanto, presto, perché alla tua età le morose, ecco, se no partono. E per il colesterolo? Perché quanto è il colesterolo? 240. Appunto, hai sentito che ne ho appena parlato adesso? Gruppo B lo stesso, il colesterolo sono i dolci, gli zuccheri e gli amidi, i farinacei. Come no? Le fette biscottate al mattino chi le mangia? Appunto, un frutto, un uovo o due, un caffè. Ci sono i kiwi, uno di gruppo B può mangiare anche arance, mandarini, mandaranci, banane. Mangia frutta e Al mattino al posto del latte. E la cena di ieri sera qual è stata? Pollo. Ti sei mai letto queste due cosette? Questo qua e questo qui? Questo. Guarda che le persone di gruppo B siete in genere quelle che hanno il fodero più grosso, perché non avete dei grandi nemici. No, rispetto agli altri ce ne avete
non grandi, tanti, rispetto agli altri ne avete meno, ma quelli che avete sono tosti, che sia il glutine, che sia il mais, che sia il sorgo, che adesso va di moda il sorgo, che sia il latte, lo yogurt, i formaggi, che sia il pollo, che sia la carne di strome di maiale, bistecche e ferri, pesce, ti piace il tonno? Sì. Che fagioli ti piacciono? Tutti. Borlotti van bene, cannellini vanno bene, fagioloni bianchi di Spagna van bene, fagioli di Spagna, cipolla e tonno, uno di gruppo B ha fatto un pasto depurativo non da poco. Mangia dei broccoli, mangia delle verge. Localmente puoi usare l'estratto fitoterapico di calendula, l'estratto fitoterapico di bardana da usare localmente e poi, dopo che hai fatto questo trattamento, usare l'oleolitto di calendula. E poi ti troverai un sacco di morose tra i piedi. Grazie. Grazie se sarai andato a posto. Quindi... a risultati ottenuti là in fondo sì, dai, che sennò addio. Senti un po', a 17 anni se tu capisci che la cosa più importante se a 17 anni capisci che la cosa più importante è stare bene, sei a posto. Pensa a conquistare il mondo, giovani, non dovete diventare succubi, schiavi, drogati dal cibo. Dovete pensare a conquistare il mondo, se no arrivano i cinesi e ve lo conquistano loro, arrivano gli africani e ve lo conquistano loro. Loro pensano prima del cibo, pensano a conquistare il mondo. Presto una donna e vengo un po' in avanti, dai. Dovevo abbassare gli occhiali. Forte, forte. Eccola lì. Quanti anni? 7.0. Va bene. Allora, quanto era l'emoglobina glicosilata l'ultima? Un po' altino. Sì. Gruppo suo del sangue? E allora, che problema c'è? Dopo cena, se abitate vicino, vi mettete d'accordo a fare la marcia. 2 chilometri di marcia dopo cena le glicemie crollano. Alto quanto? Sì, va bene. Pensi che una volta il limite era 2,40, poi l'hanno portato a 2,20, poi l'hanno portato a 200, adesso cercano di portarlo a 180. E poi porteranno che bisogna prendere tante di quelle pigliate ste pastiglie e pensa a me. Nel senso che è venuta a casa sua con il Kalashnikov dietro la schiena e le ha detto: ho pigli ste pastiglie, se no mi scappa una. Sento un po', partiamo da due cose, che lei ha il colesterolo da 2,20 a 2,40. Partiamo da un fatto, che lei ha l'emoglobina glicosilata 50, no, ha detto? Sì. Al mattino che colazione fa? Per il colesterolo ho già spiegato adesso, non fatemelo ripetere un'altra volta, abbiamo parlato adesso con il ragazzo, tanto il colesterolo, che uno sia di gruppo 0, B, AB o A, la regola è sempre quella. Amidi, dolci e zuccheri, in genere sono quelli che lo spingono in alto. Quindi, e invece al mattino che colazione fa?
Allora, e ieri sera che cena ha fatto? Mannaggia, mannaggia, ma lei, e lei quando è nata? Quando è nata? Quando? Ma il secolo scorso aveva anche lì i mesi e i giorni, il secolo scorso. Quando? E lei è singola o vive in compagnia? E c'è qua il suo compare? Non c'è. Allora, se quel signore là, bisogna mettermi in riga per altre storie, anche lui. Senta, se lei vuole bene a questa brava donna, gruppo zero, nata sotto il segno del leone, che vuol dire tosta, 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 super tosta, la strapazzi, le regali l'apparecchietto per misurare la glicemia, glielo faccia misurare al mattino appena alzata, glielo faccia misurare 2 ore dopo i pasti, le faccia fare il quadernetto con su scritto tutti i valori e tutto quello che mangia, dopodiché la strapazzi se non ottiene i risultati. Più la strapazza, più li strapazza quelli di gruppo zero, soprattutto quelli del leone, e più danno il meglio di sé. Ha capito? Le metta però una bistecca tra i denti o del pesce tra i denti al mattino, uno a pranzo e una a cena. Il riso lo guarda col binocolo, soprattutto a cena, fino a che non ha messo a posto la glicemia, perché il riso a cena, la glicemia alle stelle. Con la carne la glicemia va sotto i piedi, con il pesce per giunta a cena la glicemia al mattino è ancora più bassa. Ma lo vedrà lei, che si farà il suo bel diario, e lo vedrà, grandemente lo vedrà. Perché questa del diabete, come l'ipertensione, come il colesterolo, come i trigliceridi, sono praticamente malattie oggettive, come le chiamo io, perché sono quantificabili con uno strumento, un apparecchio scientifico. Questi sì che gli apparecchi sono scientifici. Ha capito? Stasera che cena pensa di fare? Stasera che cena pensa di fare? Quale insalata? Però lasci stare le lattughe, soprattutto d'inverno, già le lattughe che hanno quel lattice. Come nome scientifico la lattuga si chiama lactuca virosa, lattuga velenosa. Mangi soprattutto, guardi, la cicoria belga, ha presente quelle belle pannocchiette? Bene, lei mangia la carne che non usa neanche l'olio. Mangi pure anche mezzo chilo di carne, un chilo di carne, mezzo chilo di cicoria, un chilo di cicoria, non è un problema. Il pesce a cena, salmone crudo a cena, la glicemia al mattino è ancora più bassa che con la carne. Sì, va bene. Allora, quando lei dove abita, signora? Dove abita? A Peschiera, beh, guarda, lo dice anche il nome, Peschiera, vado a pescare, no? Nel Garda ci sono i lucci, ci sono tante, i coregoni, ottimi coregoni, mamma mia. Sente un po', il prosecco, vede, il prosecco però sono un po' ricchi di solfiti. Se lei trova un buon vinello, vede, io faccio sempre la pubblicità al mio amico Savino Braghieri, che abita però in provincia di Piacenza, Piozzano, che fa una malvasia un po' mossa, strepitosa, con meno, pochissimi solfiti. È una cosa esilarante. Senta, il vino a cena e le si alza il colesterolo e le si alza la glicemia. Il vino a pranzo ben difficilmente si alza grandemente la glicemia, perché lei ha il tempo a smaltirlo. Ha capito? Se vuole festeggiare, quello. Però se lei si mette in riga, quando si è messa in riga, che mi porta a vedere i valori, che la glicata è scesa sotto il 42, mi fa un fischio, provvedo io, festeggiamo, torta di mandorle e malvasia del VEI. Preghiera. Va bene?
ci siamo. Ma già il 17 di febbraio, che sono a Forlì, se volesse potrebbe già avere dei risultati non da poco. Uomini, se ci sono ancora, eccoli qua. Là. No, gira. Ah, eccolo lì, eccolo lì. Sono qui, sono qui. Ci siamo parlati di fuori, sono dietro il pubblico. Sì. Ah, positivo. Sì. E quello che mi ha colpito un po' riguardo ai dolci, per quanto riguarda il colesterolo, io ti volevo chiedere, ma quali dolci per uno che gli piace può avere, tipo fichi secchi, ad esempio, o questo genere? Allora, fichi secchi c'è da stare all'occhio. Abbiamo provato con la prugna secca? Non ce l'avevo fuori. E qualche mandorla? Sì, e secondo te la mia voce... Ah, certo, è molto più chiaro. Ecco. È molto più chiaro. Sì, bene, certo. Siamo colleghi con il bravissimo tipo, che viene, ha fatto anche lui, non come da Palermo, ma viene da Brunico, quindi ne ha fatto un bel po' di strada, quindi grande merito. Allora, fichi secchi, c'è il rischio e il pericolo che uno ne butta giù a bizzeffe. E ho visto persone di gruppo A che, approfittando dei fichi secchi, si sono trovati uno sfogo emorroidario da far paura. Oppure si sono trovati dolori articolari non da poco. Se un fico secco c'è una metà mattina, una metà pomeriggio, ci può stare. Come la prugna secca. La prugna secca ha il vantaggio che uno può tenere il nocciolo in bocca, una metà mattina, una metà pomeriggio. Ma come dolce, quando uno vuole sgarrare, una persona di gruppo A, ma per tutti i gruppi, bene o male le mandorle vanno bene quasi tutti, quando poi ha sistemato la signora, quando avrà sistemato la sua glicemia, se lo potrà permettere una fetta di torta di mandorle, i brutti e buoni di mandorle, o di nocciole per una di gruppo zero. Quindi, mandorle, albume e un po' di zucchero. Poi lo zucchero dipende da come uno li vuole preparare. L'importante è che l'albume sia montato a neve benissimo, basta. Oppure lo si può fare anche, ad esempio, con i semi di zucca, con le nocciole, e ci sono tante possibilità. Questi è mandorle o cose simili, albume e zucchero. Invece c'è l'altro dolce, stupendo, strepitoso, strabiliante, che è quello a cui sono affezionato, perché quando ero bambino mi mettevano a me a farlo. E io andavo in brodo di giuggiole, perché alla fine io richiedevo solamente come ricompensa potermi col dito pulire la terrina dove veniva fatto l'impasto. Strepitoso. Mandorle tritate bene, a fini, come pure per i brutti e buoni. Poi, prima di tutto si prende il tuorlo, si sbatte bene con lo zucchero che diventi giallo, giallo chiaro, ben più chiaro di questo foglio di carta paglia. Poi ci si mettono le mandorle tritate bene, poi ci si mettono gli albumi proprio montati super bene, che praticamente la frusta stia dritta in piedi. A me gli albumi allora lo facevano fare con le due forchette, pensate un po' voi come bisognava essere bravi già da bambini. E basta, se vuole uno poi ci mette un po' di una buona marsala, forno a 180 gradi e lo spettacolo della torta è fatto. Ecco, poi la seconda domanda, avevamo cominciato a parlare per quella paziente che sì, torta di mandorle, guardate, questo è una torta strabiliante che tutti si possono fare. Certamente, se una delle malattie degenerative, autoimmuni, deve stare all'occhio, perché lo zucchero allora è proprio tremendo. Quindi, sì, malattie degenerative oculari. Oh no, parlavamo di quella ragazza con quel problema di psoriasi, sì, romantica, di gruppo zero. Sì. Io ti avevo chiesto qual è la dieta giusta che dovrebbe seguire. Tu mi hai detto 3 volte carne e dopo siamo stati interrotti. La
la psoriasi è la malattia dei sani. Le persone che hanno la psoriasi sono fortunati. I vecchi medici, quelli che avevano le parole pronte per tutto quanto, no? Come per dire, la psoriasi è la malattia dei sani. Sotto la caldana per le donne in menopausa ci sta la donna sana, perché con le vampate, no, allora non le soffocavano, capivano che con le vampate venivano espulse calore, liquidi e tutto quanto in eccesso. Invece adesso vengono soffocate le vampate e poi le donne si trovano le pressioni che si alzano. Quindi la psoriasi, gruppo 0, mangia latte, derivati del latte, psoriasi alle stelle. Mangia il glutine, psoriasi alle stelle. Mangia carne e salume di maiale, psoriasi alle stelle. Ma anche l'olio d'oliva extravergine, psoriasi facile alle stelle. Con l'olio d'oliva normale se la cava meglio, per dire. È uno sfogo del fegato. Il sistema immunitario in quella persona è programmato per far sì che vengano espulse le tossine sulla pelle. Il problema reumatologico si presenta non in prima battuta, ma avanti, perché a furia di soffocare questo sfogo immunitario, uno si trova in gabbia, il sistema immunitario si trova in gabbia, perché si trova sempre ad avere a che fare con queste tossine, per cui queste tossine non vengono più espulse sulla pelle, ma vanno a colpire determinati centri come quelli osteoarticolari, per cui salta fuori l'artrite psoriasica, cosiddetta psoriasica. È per quello che uno di gruppo 0, siccome le persone di gruppo 0 sono quelli che hanno rapidamente degli effetti negativi, ma ce ne hanno, possono avercene altrettanto rapidamente come effetti positivi. Diversamente da un gruppo B che ci mette tanto tempo ad ammalarsi e ci mette un sacco di tempo a venirne fuori. Ci siamo? A posto. Allora, donne, eccole qua. Sì, eccola qui. Buonasera. Buonasera. Grazie. Il mio nome è Glassia. Il suo nome? Glassia. 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 E di dove è originaria? Della Repubblica Dominicana. Della Repubblica. E cosa è venuta a fare qua in queste valli di lacrime, in un paradiso come la Repubblica Dominicana? Per amore, diciamo. Ero già in Europa. Va bene. A proposito, io mi chiedo sempre come mai quell'isola lì, chi è che l'ha divisa in due così? Ecco. Da una parte la fame nera e dall'altra invece che sembra un paradiso. Sì. Sì. Di agosto, è successo che nel 2022 ho avuto un blocco renale a causa dei calcoli, solo ho usato il calcio, perché quando mi è successo mi sono fatta dare il tampone, mi ho fatto analizzare per capire cosa mi provoca, e il fatto è che sapevo di avere questi calcoli prima di spondere come potevo iniziare il percorso per il combattimento dei calcoli, poi estremamente ho deciso, ho fatto solo un guardamento. Ma da una parte o da tutte e due le parti? A sinistra. Sì, nell'uretere si saranno bloccati lì e quindi... Ma adesso come va la storia? Tenga. La pressione ha iniziato ad alzarsi. La pressione arteriosa. Brava, bravissima, certo. All'ospedale mi hanno detto, lei la carne rossa non la deve guardare, non può mangiare la frutta secca. Ecco, allora cosa posso mangiare? E invece del latte, derivati del latte, nessuno le ha parlato. No, quelli li ho tolti,
No, li ha tolti lei, ma nessuno le ha detto lei non deve più vedere latte, yogurt e formaggio, perché in genere sono i maggiori responsabili della formazione di calcoli, del solato di calcio. Ma ce ne sono ancora di calcoli? No, è che probabilmente lei li continua a produrre. Io ho avuto la conferma delle ecografie degli esami che c'è stato un blocco, loro non hanno raggiunto. Beh, ma comunque anche con una sola ecografia si riesce a vedere se a sinistra ci sono dei calcoli presenti oppure no. Quando è che ha fatto l'ultima ecografia? E che cosa diceva l'ecografia a dicembre? L'ecografia che ho avuto è colma di calcoli, nonostante da quando è iniziato. Sì, lei dove abita? Ad Asola. Ad Asola? Sì, Mantovaia. Ad Asola, il posto più vicino dove vengo adesso sarò... Beh, no, sono presente Asola Pavia, non è... ci sono tante persone che vengono, la prima domenica del mese... Sono a Pavia in Piazza Duomo, che non è così raggiungibile. Mamma mia, Asola, ancora presente, ero stato ben due volte a fare la conferenza ad Asola, la prima in un teatro, la seconda in un palatenda che c'erano ben 1700 persone. È stata una cosa impressionante, incredibile, ma sono passati un sacco di anni. Già. Si vede, ma lei ha sempre vissuto ad Asola? Sì, e vede? Dov'era quelle due volte che io sono stato a fare le conferenze ad Asola? Torni alla vera dieta, domenicana. Torni alla vera dieta domenicana, che i formaggi non sapete cosa siano, mangiate tanto pesce, mangiate la carne, mangiate le verdure, meno frutta vede, meglio è. E vede che le pressioni vanno giù, i calcoli, perché il problema è, certo, sarebbe meglio non averli, ma i calcoli... Ci si può anche convivere, l'importante è non creare uno stato infiammatorio, perché se lei crea uno stato infiammatorio si mobilizzano, mobilizzandosi finiscono nell'uretere e lei si può trovare delle coliche non da poco. L'unica domanda è il mio gruppo del riso, della dieta domenicana, c'è il riso e il mio. Certo, ma il riso non lo mangi a cena, perché sennò la sua pressione va in su. E lei adesso che colazione fa al mattino? Tenga vicino. Latte di soia e la cicoria. Caffè di cicoria. Con la pugna, a volte mi faccio il uovo strapazzato con la farina di cocco, una specie di crepe. Con la farina di? Di cocco. Di cocco, lasci stare il cocco, se lo dimentichi. Il cocco le può creare uno stato infiammatorio. Una tazza di acqua tiepida, mettetevi d'accordo, gruppo zero, meglio di una tazza d'acqua tiepida al mattino non c'è un bel niente. Ha capito? Si misuri la pressione, come ho già detto, al mattino appena alzata. Se la misuri prima di cena, scriva dalla lazzetta che cosa lei ha mangiato e lei vede che nel giro di poco tempo viene a capo della sua pressione alta. Soprattutto se dopo cena si mette a fare una buona camminata o un paio di chilometri o anche solamente uno di marcia e poi vede i risultati. Pesce e verdure a cena, carne e verdure a cena e vede poi lascia decidere al suo apparecchio della pressione. Carne rossa, ma lo lascerà decidere dal suo apparecchio. Lei farà tutte le prove, alla sera farà la prova, mangerà una volta il cavallo, una volta il manzo, una volta il vitello, una volta l'agnello, una volta il pollo, una volta il tacchino, una volta il coniglio, con le sue verdure, al mattino misura la pressione, una volta i vari tipi di pesce e lascia decidere al suo apparecchio della pressione chi le fa tenere la pressione più bassa. Una volta riproverà a mangiare del riso o altri cereali. E attenzione, perché al gruppo zero, che può andare d'accordo col grano saraceno, ma il grano saraceno le fa alzare la pressione mica male, eh? Quindi se lo scordi. Uomini, che tengano duro gli uomini, mamma mia che bravi. Buonasera dottore. Buonasera. Sono Gilberto di Porto Mantovano. Gilberto. Voglio rispondere al mio compaesano che era di gruppo zero. Col morbo di Gilbert, ecco, è lei che li porta, che li attacca al morbo di Gilbert.
No, io volevo chiedere una cosa. È dal 2011 che io la sto seguendo. Sì. Per me il mangiare alla colazione è fagioli cannellini con uovo. Gruppo del sangue? Gruppo zero. Va bene. 65 anni. Ma ha sentito qual è la colazione migliore per il gruppo zero? Una bella tazzona d'acqua tiepida e poi lei è al lavoro o in ferie perenne? No, io sono al lavoro perenne. Va bene. Per il momento mi sono ancora fermato. Va bene. Alla mattina attorno alle 6:15, 6:30 due tazze di acqua bollente. Perfetto, no bollente. Bollente quando c'è da sbloccare la digestione o da andare a letto. Ma al mattino acqua tiepida. No, va bene. Mi piace calda veramente. O calda, ma non bollente. Un'ora dopo, un'ora e mezza dopo faccio colazione. Quando quindi viene la fame? Più che altro prima di andare a lavorare. Ma che lavoro fa? Istruttore di scuola guida. Perfetto. Si porti la sua vaschetta. La sua vaschetta è lì, a posto. A me viene fame, diciamo, dopo un'ora e mezza, perché sto fuori dalle 6:30, alle 7:30. È poco. Giro, faccio. Bisogna lasciare lavorare l'acqua tiepida, per quello non la beva troppo bollente, sennò poi lo stomaco richiede qualcosa. Acqua tiepida. E poi stia pure in giro fino a che poi. Si porta una vaschettina, uno scatolettino con dentro dei cubetti di rosbifo di Bresaola e li mastica come se fossero chewing gum. E a pranzo sì. Mangio o carne rossa sì. O pesce. Va bene. Alla sera c'è la carne di pollo con la verdura. Sì. Io non faccio uso di pasta, pizza, perfetto. Nulla di questo. Certo. Per me sono praticamente 3 secondi al giorno. Va bene. La mia domanda, io mangio praticamente una crostata ogni giorno. Va bene. Non ne mangio magari troppo di carne, perché la mattina magari mangio il pesce, ma a mezzogiorno la sera è carne rossa e carne bianca. Va bene, ma lei farà la sua prova, ma secondo lei l'umanità con che cosa che è arrivata fino al 2024 d.C.? Non c'avevano le coltivazioni di legumi? Non c'avevano migliaia di anni fa, migliaia, ben oltre i romani, ben oltre gli egizi e gli assiro-babilonesi, ben oltre all'indietro. Non coltivavano i cereali. E che cosa mangiavano? Pesce, che ce n'era un'abbondanza incredibile, perché allora c'erano corsi d'acqua che buttavano giù le mani e tiravano sul pesce. Tutti i popoli si sono sviluppati allevando delle pecore, perché le pecore gli davano da mangiare e da vestirsi. Basta. Animali selvatici c'era pieno al mondo e quindi? Poi farà le sue prove, proverà la pressione, il colesterolo, la glicemia, i trigliceridi, farà gli esami vari, proverà l'emocromo, vedere che cosa dice, proverà la funzionalità renale, vedere che cosa dice. Il problema non c'è, sono anche donatori di sangue, mi fanno donare sangue fino ai 70 anni da qualche giorno che ho fatto le prove. Sì. Però è dal 2011 che vado avanti così, mi trovo bene. Va bene. Però la mia domanda è tutta sta carne, perché io faccio praticamente i miei soldi vanno dal macellaio del pesce vendolo. Va bene. Tutti bene. Il supermercato quasi non lo vedo neanche. Ma dove abita? Ho molto tempo per fermarmi. Dove abita? A Porto Mantovano. Porto Mantovano. È pescatore o cacciatore? Io pesco solo nel negozio. E si munisca di uno scoppetto che c'è pieno di animali selvatici, che se lei porta a casa un capriolo o poi figuriamoci se non lo so, se è un cervo o un daino, c'ha da mangiare quasi tutto l'anno. Sì, per quello finché il lavoro mi assiste posso andare a. Ma lei ci mette l'impegno, pensi che la cosa più importante della sua vita è mandare avanti la sua famiglia e il suo lavoro. È a posto. Il cibo per le persone di gruppo zero è meglio che diventi un optional, che mangi quando ha fame, perché se un gruppo zero mangia quando non ha fame poi sta male, se un gruppo zero mangia e ha da fare delle cose, mastica e trangugia, butta giù la rinfusa, per cui si fa del male. Perché se quando sta mangiando pensa alle cose da fare, praticamente non mastica e trangugia e si fa proprio del male all'apparato digerente. La mia tendenza è fare un po' come lei, ricordo, che sì. Finito di mangiare si va tutti fuori,
Sì, sì, sì. Così non mangio più, non ho dolci, non ho altre cose da vedere in cucina. Certo. Questa è la mia teoria. Va bene. Grazie. Evviva. Grazie. E quindi chieda anche ai suoi allievi, ai suoi allievi della scuola guida, gli chieda sempre che gruppo del sangue hanno, che così prima di andare a fare l'esame gli dirà che devono mangiare in modo corretto, che così saranno attenti e concentrati, perché se no vanno lì a fare l'esame e hanno nello stomaco del materiale sbagliato, la concentrazione è tutta nello stomaco. Donne, ci sono? Qui a che ora ci buttano fuori? 17:32? Cerco di essere rapida. Sì, va bene. Sono Giorgia, ho 36 anni e sono di Verona. Sono qua principalmente per mio papà. Giorgia, e poi, visto che Giorgia è un nome importante adesso. Ah no, non è. Non è parente. Non ha nessuna cucurbitacea nelle parentele. Va bene. Sì, va bene. Quanti anni ha? Mio papà ha 75 anni. Gruppo del sangue, sì. È un problema. È stato operato un tumore colorretto e ha una segna permanente. Sì. Mi è stato anche tolto un rene del destro. Dal 2017 ogni 4 mesi faccio cistoscopie perché continuano a ripresentarsi tumori maligni. Sì, sì, vabbè, tutti i polipi alla vescica sono forme tumorali. Hanno tolto anche la carota di sinistra, ha un'ernia umbilicale. Vabbè. Una serie di vuol dire che per un bel po' della sua vita ha sgarrato, non poco. È che le persone si rendono conto poi dei guai che si sono arrecati dopo, quando sono arrivati i fattacci. Perché anche prima, io lo vedo, perché ci sono delle persone a cui cerco di aprire una finestra sul loro futuro, ci sono quelli che, vedendo il panorama sul loro futuro, si mettono in riga. Altri invece che, anche aprendogli la finestra che li fa vedere il panorama futuro, loro non ne vogliono sapere. Dicono no, io se devo fare queste rinunce non ci sto. Senta, vuol dire che allora suo padre sta introducendo frequentemente, se non quotidianamente, delle sostanze che gli scatenano queste reazioni. È tutto lì. Bisogna capire quali sono. Dubiti anche tra gli alimenti che in teoria dovrebbero andare bene, in questo caso per un gruppo A, ci può essere qualcuno e qualcosa che adesso, soprattutto dopo tutti gli interventi che ha subito, tutti i trattamenti che ha subito, può essere che non li tollera più. Anch'io ho visto delle persone che, ad esempio, persone di gruppo A, che a un certo punto hanno dovuto smettere le lenticchie perché si sono trovate ad avere dei problemi e magari si trovavano meglio con le cicerche, con le fave, con i cannellini o con i fagioli dell'occhio o viceversa. Sempre, dico, quando ci sono dei problemi, semplificate al massimo l'alimentazione. 1, 2, non più di 3 alimenti per pasto. Non di più. Ah beh, certamente, certamente. Anche perché una persona che sicuramente è infermo, è invalido, non credo che si muova tantissimo. Ecco, non ha la possibilità di smaltire tutte le tossine, perché l'attività fisica è sempre stata quella che ha permesso agli esseri umani di depurarsi dalle tossine che introducevano, che poi fino a pochi decenni fa non erano così spaventose le tossine che c'erano a disposizione, ma adesso basta mettere piedi in qualsiasi negozio, in qualsiasi supermercato, si vede quanto mal di Dio c'è a disposizione, e con quel mal di Dio proprio ci distruggiamo la nostra salute. Ultimamente è un problema anche con la cardiospirina. È possibile. Perché ha un sanguinamento più importante nelle urine. Certo. Vorrei
Ma lei scriva, glielo metta per iscritto, ma se serve magari anche con raccomandata, con ricevuta di ritorno. Segnalo che mio padre, in seguito all'assunzione della carta aspirina, presenta frequentemente sangue nelle urine. Per cui provvedete, ci possono essere altri fluidificanti del sangue, ci sono. Basta metterci un po' di buona volontà e andare vicino al paziente cercando di creargli meno problemi possibile. Beh, ma quello lì ne parlate col cardiologo, ve lo dite. Io da parte mia, come piante medicinali che possono servire come fluidificante del sangue, ne abbiamo parlato anche in precedenza, io consiglio il Meliloto officinalis, tintura madre di Meliloto. E comunque alimentazione corretta, il sangue tende a rimanere fluido nel modo giusto e corretto. Pesce, gruppo A, pesce, verdure, legume, e mangiare quanto alto e quanto pesa? Circa 1,70 di altezza e circa 70 kg. Quindi c'ha una decina di chili in più del dovuto, eh? Quindi, o almeno 5, almeno. Okay. E chiedo un'altra cosa rapidissima per me, ho risolto già diversi problemi seguendo da un paio di mesi la sua dieta, però ho ancora problemi di intestino pigro e di flusso gastroesofageo. Gruppo del sangue? AB. Il riso integrale, ben cotto e stracotto, è un ottimo regolatore dell'intestino. Si può trovare anche sotto forma di riso rosso, riso nero, riso venere, riso. La quinoa ben cotta e stracotta è un ottimo regolatore dell'intestino. Le verdure cotte, quelle di cui abbiamo parlato, finocchi cotti, biete cotte, verze cotte, carote cotte, zucca cotta, sono tutti alimenti che possono regolare l'intestino. Il kiwi al mattino può essere un ottimo rimedio. Le mele cotte, le pere cotte al mattino con un uovo sono un ottimo stura lavandino. Per il reflusso gastroesofageo bisogna combinare correttamente gli alimenti. La sua colazione qual è? Uova. Sì, e poi va a finire che ne mangia più del dovuto, e questi sì che le possono, perché il burro di arachidi, il burro oppure quelle di nocciole o anche di zucca, che per lei non vanno bene, o di arachidi, sono tremende, perché uno rischia di mangiarne una quantità industriale. Li lasci stare, li lasci perdere. Al mattino faccia mela cotta, pera cotta e un uovo. Lasci stare il tè, anche quello verde, perché è sempre astringente. 5 al giorno potrebbero essere un pelino troppo. Presto. E poi c'è sempre come rimedio che sono scritti il clistere. I clisteri ben fatti con acqua e olio e la peretta. Se l'intestino è pigro, se sta pigro 2 giorni, all'inizio del terzo, clistere. Tarassaco e bardana, due ottime piante. Tintura madre, la senna agisce per irritazione. Tutto al più, allora guardi, un cucchiaino o due di olio di ricino, già che adesso vengono fuori tutte queste proteste contro un regime di un po' di decenni fa, e riassumiamo l'olio di ricino anche. Non solamente certi saluti, ma anche l'olio di ricino, in cui siamo a posto. Allora, abbiamo quasi finito? Ancora un uomo e poi finiamo con una donna. Uomini, hanno gettato la spugna. Visto, allora, niente, proprio non c'è un uomo, non c'è più, sono spacciati. Dov'è? Ah no, c'è un uomo, c'è qua, eccolo qua. Allora, dove siamo? Eccolo lì. Il mio gruppo è 0 positivo. Sì. Ho 76 anni. E il nome? Michalakis, da Cipro. Pensi. Allora, dai una parola.
più prendo nessun farmaco. Bravo. Colesterolo 190 su 200. Sì. Insomma, sono a posto. L'unica cosa che ho, ho il calcolo. Sì. Allora, quel catarro lì, per quel catarro lei impari a farsi il lavaggio del naso come ho appena detto. Trova tutte le informazioni sul libro del Covid e quello della dieta, tutte le mattine. Non si lavi la faccia ma si lavi il naso. Poi per quanto riguarda il catarro, sì, qualcuno può pensare che sia l'osso spostato, ma io ritengo invece che lei appena introduce qualche alimento che non tollera, produce catarro. Mi hanno bruciato Sì. Ci deve essere la temperatura dell'acqua giusta, adatta, che non sia né troppo fredda né troppo calda. Ci deve essere la giusta quantità di sale, mezzo cucchiaino per 400 cc di acqua circa, se lo faccia. E comunque deve pensare questo, che appena lei introduce qualche alimento che non tollera, un pezzo di pane, un pezzo di formaggio, che mangia, che beve un caffè, non lo beva, al mattino che colazione fa? Sì. E oggi a pranzo cosa ha mangiato? Oggi ho mangiato pollo, salata. E dolci, zuccheri e frutta che cosa mangia? Niente. Né dolci, né zuccheri, né frutta? No, ma anche le castagne sale possono far produrre catarro. Sì, ma il catarro è una reazione immunitaria, ma non è l'osso spostato o meno. No. Oddio. Ci può essere qualcuno rispetto a quello che dice, ma lei faccia la prova. Si alza al mattino, stasera va a letto, mangi o del pesce o della carne e basta, tutto al più un po' di cicoria belga o di cicoria con poche niente olio, ma la belga la si sgranocchia così e basta. E domani mattina vede il suo naso che cosa dice. Poi si beve una bella tazza d'acqua tiepida, si fa il lavaggio del naso e poi vede che cosa dice il suo catarro. Dopo farà la colazione mangiando uno, due, non più di tre alimenti per pasto e lasci decidere il suo catarro nel naso. A vedere, non è che lei ha dei giacimenti di catarro. Il catarro è una sostanza, il muco, il catarro è una sostanza che viene prodotta in conseguenza di un qualcosa che noi introduciamo e che non tolleriamo. D'estate siamo facilitati a non avere catarro perché abbiamo la sudorazione. Il sudore esterno è a selle, a linguine, all'ano, via dicendo, al collo. D'inverno non abbiamo queste sudorazioni e praticamente c'è una sudorazione interna che è rappresentata dal catarro. Evviva Cipro! Torni all'alimentazione di Cipro. A Cipro cosa vuole che mangiasse? Capre, pecore e pesce e basta. Un po' di legumi, un po' di olive e stop. Evviva! L'ultima, l'ultimissima delle donne. Grazie. Evviva. Parità dei sessi avete visto, è cominciato con i maschi, finiamo con le donne, eh? Che qualcuno non mi incrimini e mi imposta. Mi chiamo Simona, ho 37 anni, vengo da Brescia, sì. Un po' zero. Sì. Io sono affetta da endometriosi e adenomiosi, sono stata operata nel 2016, la parossopia, sono state tolte delle. E adesso? Adesso ho l'endometriosi molto diffusa nell'utero, e il ciclo è a posto, è regolare? No, non è a posto. Ossia, è più lungo, è più corto, salta, è più corto. E dura dai 10-15 giorni. E il sangue com'è messo? L'emocromo, l'emocromo. No, l'emocromo com'è? C'è anemia? Emoglobina, no. Però donne ricordatevi di una cosa, che quando c'è finché c'è il ciclo mestruale le donne devono eseguire gli esami del sangue prima del ciclo, perché se lei ha un ciclo emorragico
va a fare gli esami, risulterà sempre con una anemia bella, bella tosta. È in età fertile. Figli? 8 e 8. E quando gli ultimi? 2022. Sì. Quindi vuol dire che la parte maschile non c'entra niente. Discolpiamo la parte maschile. Senta, lì deve stare attenta, attentissima a tutto quanto. Non solamente a latte, yogurt e formaggio, ma tutti i dolci, tutti, tutti quanti. Non solamente cacao e cioccolato, ma anche lo zucchero, ma anche il miele, tutto. Dolcificanti, edulcoranti, basta, niente frutta. E attenta ai cereali. Tutto al più un po' di riso integrale, tutto al più un po' di quinoa, ma pochi. Indirizzi la sua alimentazione verso quelle che ho appena detto adesso, elencato per il gruppo zero. Pesce e verdure, carne e verdure, uova strapazzate e verdure. Ho fatto fare il piano su figlio e su severi. Ma severissimissima. Dove abita? Brescia. A Brescia città? Sì. Va bene. Comunque Brescia non è lontanissima da Monza, prende l'autostrada, la quarta del mese, parte alle 4 del pomeriggio da Brescia e arrivi in tempo prima che chiudiamo la baracca a Monza in piazza Caroviola. Ci mette tutto l'impegno del mondo e la cosa fondamentale è quella di vedere intanto che il ciclo da emorragico comincia a ridurre i suoi giorni e il suo flusso, che si regolarizzi un po'. Sì, ha sentito, ne abbiamo parlato, il mogo di Gilbert, è proprio di un gruppo zero, certo, sono i cereali, compreso il riso, compreso il miglio. Anche il grano saraceno? Ma essendoci questo problema, perché vede, anche il grano saraceno ha la caratteristica di far alzare il colesterolo e di far alzare ben bene anche la glicemia, e siccome queste problematiche sono spesso e volentieri collegate con l'aumento delle glicemie, che poi magari si riducono, ma possono determinare un aumento rapido e immediato della glicemia. La soia? Ma lasci perdere la soia, è tutta acqua. Se proprio vuole si faccia il brodo di carne, caldo, bollente e sgrassato per bene. Guardi, io non ho mai prescritto, sono la persona meno adatta a cui chiedere pareri sui farmaci. Non ho mai prescritto una medicina, prima di tutto a me stesso e poi anche alle altre persone. Io le posso dire come fare, dopodiché è lei che deve decidere, non sono io. Io le direi, un consiglio che le posso dare spassionato, rigare dritta, da qui a Pasqua, fino a Pasqua non sgarro. Tanto è qua dietro l'angolo, è un mese, sì. Due mesi e 10 giorni. Presto. Poi mette la notizia sul Gazzettino Padano quando ha qualcuno in braccio. Sì. Allora ci siamo? Salutiamo tutti quanti? Se non ci sono proprio altre cose. Sì. C'era la signora che voleva fare l'ultima domanda. La signora? Grazie, 68 anni, zero positivo. Ma tutti zero adesso qua, basta. Io non sempre la sua dieta perché non la conoscevo, quindi prometto. Sì. Ecco, io ho avuto 20 anni fa dei distacchi di retina. Sì. Tremendi. Sì, va bene. Ma guardi, stress gravissimo, pensieri familiari gravissimi, stia a digiuno in quei periodi lì e lei vede che la retina rimane incollata in un modo strepitoso. Quando ci sono quei periodi lei si va a compensare con degli sgarri, le retine si staccano, adesso si sbrindellano, si lacerano. È rimasto un problema. Allora,
Un conto sono i distacchi di retina o lacerazioni della retina, un conto sono i glaucomi. Per i distacchi di retina ci vogliono latte, yogurt, formaggi, carne sonoma di maiale, dolci cremosi. Per il glaucoma invece ci vogliono essenzialmente dolci, zuccheri e cereali, in particolare quelli col glutine. E un'altra cosa, per una serie di infortuni sono rimasta ferma 2 anni da fare movimenti, 2 anni di Covid, ho buttato su in 4 anni 4-5 kg. Sì. No, l'ho spiegato, guarda, ho spiegato a quella brava donna, giovane donna con il glioma, cosa fare, gruppo zero anche lei, ha visto come si fa la marcia, 1 chilometro al giorno di marcia, una bistecca tra i denti al mattino, una pranzo, una cena, oppure un pesce al mattino tra i denti, una pranzo, una cena, le verdure che non manchino e lei a posto. E lo stress, e lei quando è nata? Quando? 16 agosto. E anche lei, che stress, a chi lo dà da bere lo stress a un gruppo zero del leone? Ma va là, li sbrana, sbrana tutti quelli che le fanno venire i pensieri familiari e lo stress, li sbrana. Ci sono momenti difficili, sì, quando lei si lascia andare a dolci, zuccheri e farinacce e frutta, lasci stare la frutta, se no va in crisi nera. Passi a quell'ultima signora là che poi basta, se no andiamo. Quella là proprio di dietro, a quadretti grigia, poi basta, poi scappiamo, se no mi danno la corsa. Ce l'abbiamo fatta, buonasera. Ho visto, con la coda dell'occhio la vedo sempre che è lì dietro, sì. LLC, sì. Leucemia linfatica cronica, sì, va bene. No, perché magari le persone non sanno bene cosa voglia dire la sigla LLC. Con la sua dieta riesco a tenere la cavata abbastanza. Bravo. I globuli bianchi quanti sono? Adesso sono sui 9. Va bene, 9, va bene. Non è. Se arrivassero dai 4, dai 3 e mezzo agli 8 sarebbe meglio ancora, ma 9 va bene, siamo dentro i limiti. Sì. Certo. No, come? I linfociti? Sì. A 4? Sì. No, ma i linfociti vanno bene, 4 sono pochi. Ai neutrofili, ma allora signora deve portarsi sempre dietro una copia degli esami, perché vuol dire. Va bene, perché c'è, i globuli bianchi sono composti da neutrofili, linfociti, che sono i 2 ceppi prevalenti, eosinofili, monociti e via dicendo. Allora, bene o male, i neutrofili che arrivino al massimo a 75, da 40 a 75 ci stanno bene, i linfociti da 20 a 45 ci stanno bene, ha capito? Guardi sempre quella, dolci, zuccheri, cereali, cacao, cioccolato e via dicendo, se li scordi, farinacci, se li scordi tutti, la frutta la guarda col binocolo. Ma va bene, non è la fine del mondo, un conto se fossero sotto i 50, se superano i 100, se arrivano a 120, poi 130 sarebbe proprio accettabile, sarebbe accettabile. Ma lei sta facendo dei trattamenti? Niente. Va bene. Ma, gruppo 0, no, ha detto? Ah, gruppo B, l'aglio, ma... Ma un quartino alla settimana. Va bene, ma non è un quartino d'aglio, non credo. St-
Stia attenta anche alle patate. Non mangi troppe patate. Tutte le sostanze che contengono zucchero e amidi, meno li vedete, meglio state. Bene, a posto, vado, scappiamo perché sennò mi danno la corsa. Prima o poi ci rivedremo. Cerchi un'alternativa ai soliti gusti? Allora il Fruttarolo è il posto giusto per te. Farine di legumi, amaranto, miglio, grano saraceno, quinoa e molto altro. Prodotti naturalmente senza glutine, ma anche senza latticini o lieviti. Se anche tu credi fortemente che la salute inizia dal cibo, vieni a trovarci. Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Sul web negozio.ilfruttarolo.it o arriviamo noi a casa tua con comode spedizioni in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18.